Sai che Riabilità è il più grande centro privato di fisioterapia di Foggia, in Corso del Mezzogiorno 258. Boutique della Carne di Antonio Chiappinelli, unica sede in via Mario Pagano 43, a Foggia. La Buca, trattoria e pizzeria con forno a legna. Vi aspettiamo, La Buca a Foggia, in via San Lazzaro 32. Cerchi il tuo box? Lo puoi trovare a Foggia, in via Benedetto Croce, angolo via Luigi Pinto. Mazzaro Antonio, lo specialista delle batterie industriali. Non sprecare tempo a cercare l'offerta migliore. La soluzione è già da Eurovector. Distinti salumi da Zio Giulio. Nuova apertura e a Foggia, in via Arpi 51-53. Buonasera, bentrovati. È la seconda puntata di Calcio Show, la trasmissione che noi dedichiamo interamente al campionato del Foggia, a seguire insieme a voi le partite del Foggia. E dunque tra un po' naturalmente andremo allo Zaccheria, dove la formazione di Zeman cercherà di portare a casa la prima vittoria in campionato. Soltanto un pareggio in campionato domenica scorsa, la vittoria con la Paganese invece per ciò che concerne la Coppa Italia. E allora buonasera a voi, buonasera a Carmine Pecorella. Buonasera Lino, buonasera. Ti vedo arrabbiato, Carmine? No, e dopo scopriremo anche il perché. Non arrabbiato, perplesso su un fattore che scopriremo durante la trasmissione. Vedremo. Antonio Loconte, presidente regionale Ampis, come stai? Tutto bene? Benissimo. Pronto per vivere assieme questa partita contro un Potenza che sembra, insomma, sia una squadra un po' pericolosa, da prendere con le molle. Alla luce della prima giornata sembrerebbe che la squadra sia ben messa in campo e soprattutto è anche brillante sotto un aspetto fisico. E quindi attenzione, intanto andiamo subito da Andrea probabilmente ha già le formazioni, quella sì, del Foggia. Sono arrivate le 11 che ha scelto mister Zeman per la partita contro il Potenza, confermato all'astra tre pali, difesa a 4 con Martino, Markic, Sciacca e Nicoletti. A centrocampo Rocca, Gallo e Maselli, tridente d'attacco Curcio, Ferrante e Mercai. Tre novità in sostanza rispetto alla gara. Girasole, Peterman e Merola siedono in panchina, Markic, Gallo e Mercai giocheranno nell'11 titolare. E allora, tre novità per quanto riguarda mister Zeman. Carmine Pecorella, ora mi devi spiegare perché eri un po' arrabbiato. Beh, sono un po' arrabbiato per la designazione arbitrale. Una partita così delicata. Questa è la formazione intanto certo. In grafica, grazie alla regia del Foggia che oggi affronterà il Potenza. Squadra, ripeto, da prendere con le molle, che è stata in grado lunedì sera nel posticipo di mettere il bavaglio ad una corazzata come il Bari. Prego. Pensavo che una partita così delicata, perché Foggia-Potenza diventa, anche se solo la seconda giornata, una partita delicata, avrebbe meritato ben altra designazione. Se vuoi ne parliamo brevemente. Dammi le caratteristiche dell'arbitro. Certo, così. Allora è stato mandato Federico Fontani di Siena, che è in Canci da 5 anni, questa è la sua quinta stagione, quindi è un arbitro, dovrebbe essere un arbitro di esperienza, però anche un curriculum un po' particolare, cioè? Rino, è uno di quegli arbitri autorevoli. Se tu pensi che nella scorsa stagione ha propinato qualcosa come 48 cartellini gialli e 11 espulsioni, con una media di cartellino giallo di 6 cartellini a partita, insomma a me sembra un tantino esagerato. Mi fai sentire un po' Antonio? Guarda, io faccio una replica proprio a Massimo. È vero, bisogna stare sempre a guardare le statistiche, però credo nella buona fede degli arbitri. Certo, questo sì, sicuramente. Antonio, sicuramente. Nel 2018-19... ...a fine gara, i dirigenti della Viterbese, per un gol fantasma che l'arbitro ha concesso alla regina, chiesero addirittura la radiazione. Ci sono
novità ancora, Andrea? Siamo fermi su quella. Abbiamo sì, anche abbiamo la... anche l'11 del Potenza. Ecco, lo possiamo. Che anche conferma vedere. Il 3-5-2 con Marcone in porta, Coccia, Garnielutti e Gigli, i tre di difesa, Nigro, Zampa, Ricci, Sandri e Maestrelli a centrocampo, Salvemini, Romero avanti. Allora, Antonio, tu ti occupi di fatti seri, però ti occupi anche di calcio perché sei allenatore. Zeman ha detto, loro giocano, grazie per la, come siete gentili, loro giocano con il 3-5-2, noi dobbiamo approfittare di questa loro scelta, soprattutto in difesa. Sì, perché questo modulo prevede che comunque c'è una densità a centrocampo, perché si predispone con 5 giocatori. Sono 5 però, sono due uomini in più loro, a centrocampo. Esatto. Però in realtà poi è come una coperta corta, si scopre un po' dietro perché sono a tre in difesa. Allora Zeman su questo cosa vuole oggi dalla squadra? Che sia più brillante come prestazione, più sulla velocità, per riuscire a superare la linea 5 e cercare di offendere il Potenza. Carmine, dopo torniamo ancora dall'arbitro, magari lo vedremo anche in quello che succede, per quello che succederà. Però questa cosa, insomma, che c'è superiorità numerica a centrocampo del Potenza, la trovi pericolosa? Perché Zeman potrebbe anche accorciare un po' troppo la squadra e rischiare. Sì, sai, io l'avrei trovata non pericolosa, pericolosissima, se Zeman avesse schierato Peterman, che è un giocatore che avrebbe dovuto dettare i tempi alla squadra, ma con Monterosi non l'ha fatto, è stato insieme a Merola uno dei peggiori in campo, quindi ha fatto benissimo a sostituirli entrambi. Quindi vedremo un altro Foggia. Sul fatto che loro giocano a tre, noi saremmo pericolosi se fossimo già il vero Foggia di Zeman, non lo siamo ancora, oggi dovremmo averne la conferma. Lasciami ricordare a casa che a partire dal quarto d'ora del primo tempo noi vi daremo la possibilità di interloquire con noi, dunque partiranno le telefonate che tanto successo hanno avuto la scorsa puntata, anzi noi vi ringraziamo perché siete stati davvero tantissimi. Mi dici un po' in due parole quello che tu di molto serio, di molto importante fai? E cioè l'attività AMPIS, con quelle che sono le iniziative che ormai, insomma, la prossima settimana cominceremo sì. a vivere. Diciamo che spendo il mio tempo libero come volontariato in un'associazione AMPIS da circa 20 anni. In realtà metto anche a disposizione la mia competenza di allenatore, favorendo delle persone che vengono a volte emarginate a poter, come dire, spendere un proprio tempo libero attraverso delle attività sportive. Questo ci ha aiutato tantissimo in questi anni, perché abbiamo fatto in modo che queste persone, escluse a volte per questioni riguardante una cultura discriminante della nostra società, hanno avuto la possibilità di potersi, come dire, riappropriare di un loro spazio, di una loro, di un senso di protagonismo. L'AMPIS fa tanti eventi sul territorio nazionale. Tra poco parleremo anche dell'iniziativa molto importante che... con un congresso, se non vado errato. Sì, anche una serie di eventi all'interno di questa manifestazione. Sotto sopra. È proprio il caso di dire mettiamo sotto sopra tutti quanti. Ci sono novità per quanto riguarda Cragra in tribuna. Sai qualcosa di Cragra, Andrea? Per ora non si sa niente, ancora non si è visto, si attende domani per le eventuali visite mediche, almeno così si dice. Ok, stessa cosa. Ma voi Cragra, comincio da Antonio che passo, ma Cragra lo vedete bene nel modulo tattico di Zeman? Guarda, bisogna provarlo. Crederci. Carmine? Ma non lo so, è un calciatore particolare, ha fatto benissimo a Foggia, a Benevento assolutamente no, quindi bisogna vedere qual è il Kragl che riuscirà a togliere dal cilindro Zeman, cioè che Kragl avrà a disposizione Zeman, punto interrogativo. È stato un regalo del Presidente, sarà un regalo del Presidente probabilmente, intanto non sappiamo se è già cominciata la partita, no, non è ancora, siamo noi che andiamo velocemente, non è ancora cominciata la partita. È un regalo del Presidente e Zeman ha detto più o meno quello che avete detto voi, anche Andrea, e cioè vediamolo in campo, vediamo in condizione e poi potremmo dire abbiamo acquistato un grande attaccante, sì. un grande giocatore, oppure deve allenarsi tanto, o chissà, dici non lo voglio. Certo, sempre alla fine, per quanto può essere il valore del giocatore che non si discute, no? È il campo che risponde poi alla qualità del giocatore. C'è da considerare che comunque rispetto al modello di gioco e l'organizzazione che il mister Zeman inculca nei giocatori perché possano sviluppare un certo tipo di gioco,
Bisogna vedere come si adatta Grago, se verrà a Foggia, perché non so se ufficialmente è stato già... No, per quanto ne sappiamo ce ne sono le visite mediche domani, okay. Dopodiché se tutto andrà sì. A posto credo che sarà tutto fatto, certo. E poi si dovrà verificare... No, volevo aggiungere una cosa. Prego. Per spazzare un po' qualcosa che in giro dice, no? Sembra che si veda in Grago solo il giocatore che deve battere i calci di punizione. Non è una così. Cosa molto riduttiva. Ma non è così. Il primo anno con Stroppa ha giocato e ha giocato a tutto campo. Correggimi. Sì, non lo ha giocato a tutto campo. Sbaglio. Ricordiamoci anche le discese di Grago, non solo le punizioni. Rino, però io resto perplesso solo... Ma sai, i tempi cambiano. 10 anni fa Zeman non l'avrebbe preso. Sta cambiando Zeman? Guardi, Zeman è già cambiato? Assolutamente, io penso che ognuno di noi certamente matura delle esperienze, e non è che Zeman, per quanto uno possa pensare, è una persona che sta attento a confrontarsi e a rivedere anche determinate questioni tecniche, perché non è in assoluto uno che è testardo, non è così, anche perché ci darà quest'anno ancora una riprova, forse a noi che dovremmo maturare alcune cose rispetto all'approccio che dobbiamo avere quando una squadra viene ricostruita da zero. E Zeman ha dimostrato di essere in grado di cambiare, di adattare un po' qualcosa alla sua squadra, con giocatori che tutti si diceva no, ma questo non può giocare con Zeman, mi riferisco a Curcio, lui invece lo ha sistemato. Certo, sì, infatti lo fa giocare l'esterno alto in attacco, quindi voglio dire, quando forse... Zaccheria è già in festa, certo, tra quando, un po' le squadre entrano in campo... Quando probabilmente, sai Rino, se uno dovesse chiedere a Curcio dove preferisce giocare, lui ti direbbe 3 metri dietro le punte, centrale, quello è il suo ruolo. Però Zeman, più che adattare i giocatori, sai, Zeman riesce a dare quel quid in più, quella marcia in più, è qui che c'è la differenza, lui lo può dire perché è in prima linea, tra il grande tecnico e il tecnico. Cioè il grande tecnico è quello che in effetti riesce a fare, tra virgolette, miracoli calcistici, cioè nel senso che un calciatore lo porta ad esprimere il meglio anche in un ruolo magari potenzialmente non suo. Non dobbiamo mai dimenticare un'esperienza dell'anno in Serie A, quando ci fu nel secondo anno consecutivo la rivoluzione della squadra. Qui venne in Serie A, quando andarono via signori Baiano, esatto. Eccetera. Qui venne un signor giocatore. Squadre che stanno entrando in campo. Noi ovviamente non andiamo in cronaca, ma insomma vediamo. Sì, un giocatore fortissimo tecnicamente nella persona di Biagioni. Certo. Ma ci ricordiamo Oberdan come si presentò a Foggia. Sì, sì. Era abbastanza... Eppure anche lui riuscì a giocare e sbagliando un rigore con lo scavetto a Peruzzi. Noi ce lo ricordiamo perfettamente. Io Andrea, ti posso dare una prima curiosità? Sì. Abbiamo gli esordi in casa di Zeman, che non sono proprio favorevoli al tecnico boemo. Su 7 partite, gli esordi ovviamente in casa allo Zaccheria. Questo è l'ottavo, questo è l'ottavo. Questo è l'ottavo. Nelle precedenti 7 abbiamo solo 1 vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte. L'unica vittoria nel campionato di Serie B 90-91, Foggia Cosenza 5-0. Da dove viene? Non lo so, io ho qualche perplessità, Tutte le prime. Tutte Serie C1, 86-87, Foggia. Dobbiamo fare gli scongiuri? Che facciamo gli scongiuri, Antonio? Carmine, che facciamo? Ma sì, io ripeto, non voglio dubitare della buona fede degli arbitri. No, Poi mi ricordo a vedere queste scene. Ma sai, le statistiche sono importanti nel calcio come nello sport, ma come nella vita, ma sono statistiche e ci sono proprio perché poi a un certo punto vengono clamorosamente smentite. Intanto è interessante vedere questo scambio di avversari tra Foggia e Bari, tanto bravo, per dirne una, no? Bravo. E quindi vediamo un po', il Potenza al Bari l'ha messo in difficoltà e il Monterosi ha fatto la stessa cosa. Senti, con il Foggia, vediamo cosa succede. Le quote che dicono? Avversari, le quote che dicono? Ma sai, le quote sono ottimiste per il Foggia. Favorito il Foggia, che è a 2,20, però per esempio la quota più alta ce l'ha il Pari, che è a 3,11, mentre la vittoria del Potenza è quotata a 2,81. Gli scommettitori invece scommettono alla grande su una partita dove secondo gli scommettitori ci saranno gol, perché il gol è dato a 1,63, il non gol a 2,22. Ti sorprende questo Foggia imbattuto in difesa dopo 2 partite ufficiali, una di Coppa e l'altra di campionato? Ma guarda, diciamo che forse siamo abituati a pensare che le compagini allenate da Zeman siano delle compagini allegre, no? Piuttosto sempre no. Non è così, assolutamente. Non Intanto mi fate rivedere un attimo lo schieramento del Foggia, grazie. E quindi voglio dire... In grafica, l'abbiamo fatto vedere già all'inizio.
Prego, scusami Antonio, scusami. No, 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 dico che comunque come avvio non ha subito gol, vuol dire che rispetto anche a certi equilibri, non volendo, la squadra è riuscita a mantenerli, anche se nella prima giornata abbiamo visto che il primo tempo contro il Monterosi ha avuto delle difficoltà, soprattutto tra le distanze fra i reparti. Però è anche vero che anche il Foggia ha avuto un paio di palle gol nitide, importanti. Quella è la condizione anche fisica che non permette di partire bene. E quindi il giocatore non riesce manco ad esprimere quelle che sono le indicazioni del mister, perché noi dobbiamo dircelo già da oggi, da questa partita, ci aspettiamo che abbia più rapidità nelle ripartenze, altrimenti la difficoltà di questo modulo che ci troviamo di fronte col 3-5-2 ci darà problemi. Tutti ossequiosi nei confronti di Zeman, dei colleghi, Rino, tutti ossequiosi. Rino, Zeman è un maestro, insegna calcio, bisogna dirlo. Ma non soltanto per quel che riguarda ciò che succede in campo, ma anche fuori. Regole di vita. Dimmi Andrea. Sì, ci sono anche 35 precedenti tra le due squadre, con 20 vittorie del Foggia, 7 pareggi e 8 vittorie del Potenza. Qui andiamo benino, insomma, cominciamo a migliorare. Vogliamo ricordare? Sì, prego, prego. Sì, no, io dicevo che, come giustamente diceva Antonio, il Foggia è una questione di carichi di lavoro. Il Foggia è un attimino appesantito, perché si sa che in partenza Zeman, anche quei risultati sono proprio frutto, anche i risultati delle prime partite, sono proprio frutto di una preparazione che Zeman fa piuttosto carica all'inizio. Infatti lo vedremo anche oggi, il Potenza è un pelino sopra al Foggia dal punto di vista della preparazione. Se è lo stesso Potenza che noi siamo in base. Il Monopoli è passato in vantaggio in casa della Turris 1-0. E questa è una bella cosa. E il Monopoli perché è una bella cosa? No, nel senso che conferma quello che di buono ha fatto la prima giornata. Ma il Monopoli ha fatto bene già lo scorso campionato, sì. Quindi è una squadra che ha cambiato allenatore, no? Non dimentichiamo, ma continua a giocare. C'è intanto un minuto di raccoglimento, sinceramente non so il perché, deve essere successo qualcosa proprio nell'ultima parte di questa mattinata, con gli arbitri che stanno facendo osservare un minuto di silenzio alle squadre che però sono già pronte per per cominciare a giocare. Sì, il minuto di silenzio è per Vittorio Ironia che abbiamo ricordato la settimana scorsa. Abbiamo già ricordato la settimana scorsa, evidentemente. Beh, mister Ironia è stato il mio mister. Siamo passati un po' tutti, siamo passati. Sì. Chi ha giocato un po' o poco o tanto a calcio. Sì. Siamo passati per Vittorio, vuoi ricordare tu rapidamente la figura? Sì, no, lo dicevamo già la settimana scorsa. Ironia è stato un precursore. A me piaceva che Ironia, a parte il suo fair play, noi ricordavamo quell'episodio eccezionale quando lui chiese al proprio giocatore di mettere fuori un calcio di rigore perché era stato dato ingiustamente. Ma a lui piaceva lavorare con i giovani, no Antonio? Questo era importantissimo. Sì. Poi mi piaceva quella battuta, Antonio, noi siamo il Foggia. Un aneddoto di mister Ironia ce l'hai? Voglio sì, no, eh? È vero. Una volta ricordo al campo FIGC un campionato giovanile dove un calciatore mi diede un calcio in una fase di gioco e il mister chiamò quel calciatore che era della squadra avversaria e disse: adesso il tuo mister ti deve sostituire, che non si gioca così al calcio. Ma è così, e ha ragione. Intanto mi sembra di poter confermare, Andrea, così dalle prime azioni, che si tratta proprio di 3-5-2. Sì, con così è in avvio. Per quanto riguarda ovviamente il Potenza, perché il Foggia dal suo 4-3-3 non si sposta neanche di un centimetro, un po' più alto, un po' più basso, ma alla fine, secondo me, bisogna attendere un po' perché si riesca a guardare la maturità della squadra nella fase proprio di gioco, sul rettangolo di gara. La squadra non è ancora corta come dovrebbe essere. Certo, ma sai Rino, il 4-3-3 è un modulo dispendioso, assolutamente. Le distanze tra i reparti devono essere quelle ottimali e soprattutto il 4-3-3 lo sorreggi con la forma fisica. Da casa, no? Fatevi ricordare una cosa da casa, tra un po', tra una decina di minuti, qualcosa in più, qualcosa in meno, la nostra regia aprirà alle vostre telefonate, dunque preparatevi, guardate la partita se la state guardando e poi magari la commentiamo anche insieme. C'è una cosa che vorremmo commentare con
No, fuori gioco. C'è stata un'azione molto pericolosa, sì, fuori del Foggia con il Foggia arrivato al tiro con Mercai, la palla si stampa sul palo ma il guardalinea segnala fuori gioco. Però abbiamo visto un'azione, no? Mi sembra di poter dire. No, Rino, queste sono le azioni tipiche di Zeman, no? Una triangolazione veloce, il lancio che scavalca la difesa, raso terra in questo caso. Ecco perché Mercai ha più profondità in questo momento di tanti altri giocatori del Foggia, perché evidentemente ha uno stato di forma fisica un tantino più avanti di altri compagni. Condividi, Antonio, le scelte di mister Zeman? Io credo, per esempio nella sostituzione di Peterman, perché effettivamente il giocatore sta accusando i carichi di lavoro. Domenica scorsa mancava proprio, era lento e non accorciava bene la linea con la difesa sia con l'attacco. Questo anche riferito a Merol, che ha giocato esterno destro domenica scorsa. Insomma, che è un centrale, che poi un centrale. Cambia ben poco, perché è stata fatta una squadra che in ogni ruolo c'è il doppione che può sostituire tranquillamente. Quindi non dovremmo avere difficoltà nelle sostituzioni, perché anche cambiando gli interpreti lo spartito è sempre quello. Rino, c'è un aggiornamento anche nella Serie C, girone B. Il Montevarchi è passato in vantaggio in casa contro l'Entella. Montevarchi in vantaggio nel girone. Anche quest'anno, come tutti gli altri anni, si è detto girone C, girone super, iper. Poi alla fine quelle che vanno su sono i gironi A e B. Nella maggior parte dei casi. Ma sì, dai, Rino, diciamola tutta. Il girone C è un girone agonisticamente più sostenuto. Però gli altri due gironi tecnicamente sono sicuramente preferibili a quello C. Cioè, il girone C è un girone dove la fase agonistica spesso è predominante rispetto alla fase tecnica. Negli altri gironi, al di là dell'agonismo, è la fase tecnica che la fa da padrone. Ecco perché poi quando si va nei playoff generali di solito non ce la fa mai una squadra del girone C ad essere la quarta promossa. Può essere questa la motivazione, Antonio? Beh, diciamo che forse se facciamo riferimento all'ultimo anno io non prenderei tanto in considerazione. Rino, c'è il gol del Foggia. Sì. Benissimo. Ecco. Gol del Foggia. Stavo parlando, sì, noi ovviamente. Posso prendere a volo questo gol, è già maturato rispetto a come si era proposto il Foggia in altre occasioni. Certo. Quello che ci siamo detti prima, se c'è rapidità nella manovra, si verticalizza e si è facilità di arrivare in porta. Gol di Ferrante di testa, stacca più in alto di tutti. Allora, qui entra Zeman, ragazzi, perché Ferrante. Un po' tutti, sì, vabbè, ma non ha mai segnato. Ferrante, Zeman, lo ricordiamo, l'ho avuto a Roma quando Ferrante giocava nella primavera. Zeman allenava la prima squadra e ha subito detto: Ferrante è il mio centravanti. Gol classico questo di centravanti. Sì, ma questo gol nasce proprio dal discorso di Zeman. Quando giochi con la difesa a tre, Antonio Docet, visto che fa l'allenatore, se non c'hai il giocatore che ti raddoppia, è un tipo come Ferrante. Ferrante è saltato qualcosa come 30 centimetri in più dell'avversario, che è più basso di lui di una ventina di centimetri. Rino, c'è anche il raddoppio del Monopoli in casa della Turris, ha segnato Starita. Allora, il Monopoli secondo me è una squadra da prendere con le pinze, perché è una formazione che sta giocando quest'anno con un organico molto simile a quello dello scorso anno, con alcuni inserimenti, è giusto, Antonio? E questo porta poi a dire che quando c'è la continuità di un programma i risultati incominciano ad essere invece realizzati. Il Foggia deve evidentemente fare i conti ancora, anche se questa partenza mi è sembrata lanciata. Sì, no, molto diversa rispetto a quella del Monterosi. Infatti col Monterosi avevamo visto nel primo quarto d'ora una squadra timida, molto timida, baricentro basso, il Monterosi attaccava, invece oggi è stato esattamente l'opposto. In più noi il Potenza l'abbiamo visto con il Bari, è una squadra che atleticamente stanno a buon punto, una squadra che ha sperato eppure di gol, sono stati completamente irretiti in questi primi minuti. Ma la cosa che si evidenziava l'altra volta è guardare la squadra di Potenza, che sicuramente sulla fisicità è giusto considerarla, perché il giocatore che ha fisicità ha delle caratteristiche che mette in difficoltà anche gli avversari. Però è anche vero che il Foggia, al di là di forse una fisicità che c'è, però non come quella del Potenza, dimostra, e faccio sempre riferimenti al passato, in Serie A noi abbiamo esordito la prima giornata in Serie A a San Siro contro l'Inter, che erano veramente dei mostri. 1-1. Baiano, signori Rambaudi, piccoletti, quindi la fisicità
a volte viene velocissimo, no? Dalla velocità, allora, diciamo che le capacità fisiche, c'è qualcosa, c'è, no? Una statistica incoraggiante, cioè? Per il Foggia, il Foggia lo Zaccheria contro il Potenza in 14 partite giocate, 11 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. L'unica vittoria dei Lucani è nel 37-38. Chi se la ricorda più? Cancelliamola questo ricordo, no? Foggia che sta pressando, ragazzi, pressa, dà fastidio, certo. Conquista un buon calcio di punizione. Allora, ragazzi, la strada di Zeman si vede. Siamo al 7° minuto, okay, del primo tempo con il No, dico, siamo al 7° minuto, cioè voglio dire, ci possiamo aspettare anche un appannamento della squadra, perché a volte ci è successo di vedere delle partite che erano in una direzione quasi di vittoria. Ma tu, Antonio, noi stiamo tutti, siamo contenti, tu ci ricordi, sì, no, cose, voglio dire, preparate, no, vogliamo anticipare, vogliamo anticipare, perché un'intensità da mantenere per tutta la partita, insomma, io avrei qualche dubbio. Sai, Rino, ma era c'è qualcuno che diceva che i giocatori che la domenica quando vanno in campo si riposano rispetto a quello che fanno durante lo faranno tra un paio di mesi tra un paio di mesi no, ma era importante sbloccarla, era importante, sì, sbloccarla, sì, una panacea dal punto di vista psicologico non indifferente. Adesso dobbiamo solo stare attenti, perché là è chiaro che adesso il Potenza non potrà più giocare in ripartenza come sullo 0-0, deve cercare di imporre il proprio gioco, e si potranno aprire dei varchi interessanti per i giocatori del Foggia, soprattutto col Potenza che gioca 3 in difesa, quindi le ripartenze del Foggia potranno essere davvero micidiali. L'allenatore sa che basta spostare un giocatore davanti e cambia la storia, perché i moduli tattici sono là, perché ci devono essere. Guarda, sì, dici bene. Addetti ai lavori dicono tutti quanti, va bene, sono numeri, lasciamoli, sì, stare. Sì. Nel frattempo arriva la prima ammonizione per il Foggia ai danni del capitano rossonero Curcio. Tanto Andrea arriverà a 5-6 l'arbitro, perché questa è la sua statistica, cioè, è tranquillo. Quando arriva il sesto si ferma. Anche una partita, si ferma, anche una partita corretta come questa del Foggia. Sì, primo intervento fino a questo giallo. Fino a questo momento. Però, Antonio, io vedo spesso gli arbitri internazionali che al primo intervento, cioè non è come da noi che aspettano il secondo tempo prima di tirare fuori il giallo, ma al primo intervento già sanzionano il giocatore con il giallo, e anche se è il caso con il rosso. Ma guarda, e si volte dice, no, ma là quelli arbitrano in maniera diversa. Ma insomma, ragazzi, no, io credo che sia sempre un discorso, poi durante la settimana, quando hanno i raduni che verificano determinate situazioni, ci sia una coerenza rispetto poi agli episodi che succedono. Perché non è possibile che una volta c'è un modo di decisione rispetto questo allo stesso fallo. Sì, questo l'interpretazione. Crea l'interpretazione. Però vabbè, in Serie C ancora il VAR è un'utopia, ma credo che con il VAR dovremmo essere un po' più coerenti, più chiari e molto più sicuri. Semmai l'errore c'è sempre. L'errore c'è sempre, ma è ridotto ai minimi termini. Sicuramente. No? Possiamo anche perdere 10 minuti per decidere, sì, però c'è però la alla possibilità. Fine, qualche volta su certe situazioni si può anche sbagliare, certo, non si può far nulla. Su certe situazioni anche la famosa VAR è penalizzante, sì, proprio millimetrico, ma è così. Però se vogliamo delle regole sicure e delle regole certe, c'è una tecnologia che ce le può garantire, perché non approfittare? Oh, è mancato parla un po'. Parla con il Foggia, con Ferrante, portiere respinge. Ferrante, vuoi vedere che Ferrante fa come tanti giocatori che non segnavano da nessuna parte, arrivano con Zeman ed esplodono? Posso fare una nota tecnica in anche questo due, momento? Anche due, Antonio. Guarda, il Foggia è capace in questo momento, sta mettendo in difficoltà anche Fabio Gallo, allenatore del sistema di gioco del 3-5-2, non sanno come disporsi i giocatori. Sì. In realtà c'è una confusione da parte del Potenza che non riesce a occupare bene gli spazi. Ha ragione Antonio. Merito anche del Foggia? No, merito del Foggia. Sì, sì, ma anche perché sai, Rino, guarda, in questo momento nella fase offensiva del Potenza non riesce a trovare più l'appoggio per dare subito palla. Anche il Foggia che scivola molto bene, pressa, sì, è alto, ma sì, riesce ad essere, sì, corto, è compatto, sì, e gli avversari fanno fatica, magari poi c'è un intervento della difesa che mi sembra abbastanza comunque composto dal Foggia, ed ecco che riparte. Velocissimamente, con ricordarvi che questa sera poi c'è la nazionale che con la Svizzera penso che giochi stasera,
dovrà fare attenzione, perché dovessero andare male le cose rischia di complicarsi la strada verso il mondiale. Apriamo una finestra. Sì, ma sai, io farei un passetto indietro. La Bulgaria docet, no? Il calcio è anche quello, cioè tu puoi possesso palla 80%, Bulgaria 20, finisce 1-1, cioè tu puoi giocare anche la partita della vita, ma se una squadra gli gira bene come con la Bulgaria, alla Bulgaria in questo caso, va a finire poi in parità. È l'imponderabilità del calcio. Certo, se c'hai la palla per 80% e la riesci a mettere in porta mezza volta, è chiaro che poi può succedere. Con la Svizzera te la giochi, loro hanno il dente avvelenato per quello che è successo agli europei, intanto ma poi va bene, l'Italia se mi ha giocato con la Bulgaria non penso che sbaglierà ancora io tanti voglio gol. Ricordare intanto che il Foggia sta vincendo 1-0 con un gol realizzato da Ferrante, ha sfiorato anche il secondo gol del doppio vantaggio. Per quanto riguarda la nazionale invece, tu no, pensi che possa, io dico solo una cosa, soffrire anche stasera? Il calcio italiano, soprattutto le grandi squadre, in questo caso la nazionale, in questo periodo storico di avvio della stagione soffrono per le condizioni di preparazione e non è un caso che tardano i risultati subito quando affrontano la stagione. Però insomma, al di là di tutto c'è stata molta sfortuna da parte degli azzurri, no? Eh sì, poi ci metti la componente che a volte in altre occasioni segnavi facilmente, adesso invece ti ritrovi che ti penalizza qualche occasione che non si realizza, insomma. E c'è stata una palla gol, insomma un tiro pericoloso dal limite dell'area di rigore. Sì, nel frattempo si è sbloccato un altro risultato nel girone B, il Pescara è passato in vantaggio a Carrara 1-0. Pescara dirottato nel girone B, c'è stato qualcuno ha avuto qualcosa da dire come nel Pescara, per Pescara è centro Italia ragazzi, sì. E poi abbiamo detto poco fa che le squadre che alla fine ottengono dei risultati molto spesso ma poi dai, nel girone nostro Avellino, Bari, ne abbiamo già tante, quindi meglio che Pescara sta in un altro girone sicuramente. Tra un po' 0881 71 23 04 le nostre linee saranno aperte, tra un po' ancora no, e potrete anche dire la vostra su questa partita sold out per 2500 spettatori. È vero che erano pochi biglietti, ma è altrettanto vero che sono scomparsi in una mattinata, mezza mattinata. Era prevedibile. No, c'era chi diceva no, ma perché i prezzi erano un po', qualcuno si è lamentato, ha detto sono un po' altini. Abbiamo fame dello stadio, di vedere la partita in diretta, quindi vederla realmente. Ma quindi sai, era facile, certo, che ci ma sai, Rino, è un peccato che non sia stato portato a 5.000, perché insomma lo Zaccheria attualmente mi sembra che c'ha sui 22.000 posti, potrebbe ospitarne 11.000 e qualcosa, circa. Esatto, quindi al 50% penso che 5.500. Sembra che presto ci può essere, speriamo, arrivare a 5.000-6.000. Ma comunque Rino, io devo dire una cosa, a me è piaciuto tantissimo, adesso al di là vinciamo 1-0 ed è importantissimo, però è piaciuto tantissimo l'approccio alla partita del Foggia, è un Foggia che si fa rispettare e questo è l'importante. Allora abbiamo già una prima telefonata, ce l'abbiamo? Ok, allora con chi parliamo? Buonasera. Buonasera. Prego. Buonasera signor Palmieri. Buonasera. Senta, io innanzitutto la voglio ringraziare per farci compagnia tutte le domeniche, oppure qualcuna in frasettimanale. Poi la voglio ringraziare per aver invitato il mio amico Carmine Castelcorella, che è molto bravo per quanto riguarda il calcio. Grazie. E dire la sua. E finalmente sto vedendo e ascoltando un italiano perfetto. Oh. Ma ci alleniamo, dai, vabbè, ci alleniamo, non lo so. Ma perché c'è Antonio anche? Questa volta è che non vengono invitate persone. No, un attimo che dopo parlo del signore. Sì, ma però se lei conclude diamo la possibilità. No, finisco subito. E quindi io sono contenta che non vengono invitate persone che non capiscono nulla di pallone. Grazie, loro sono, grazie. Hanno fatto io l'esame. Io ero la mezzala del calcio femminile. Sì. Ed ottobre uscirà un libro? Sì, veloce, che devo dare la linea anche alla regia. Ok. Va bene? Va bene, grazie, lo leggerete. All'altro all'allenatore? Sì, buona partita. Lo leggeremo. Antonio Loconte.
arrivederci. Grazie. Arrivederci. Lui è piccoletto, deve chiudere fino. Mi fa, guarda che ci sta attaccando la Ternana, noi siamo un po' preoccupati, però tra un po' chissà che non si possa dare una buona notizia. Mamma mia che velocità, mamma mia che velocità. Abbiamo perso. Eccolo là, vediamo un po'. Vabbè, Andrea, tu sì, stai c'è dicendo. Stata un'occasione prima per il Potenza con Salvemi, la difesa ha respinto, poi è partito subito in contropiede Foggia, è arrivato alla conclusione con Curcio, la palla dovrebbe essere stata via abbiamo perso tempo. Ma secondo te la partita dell'Italia con la Svizzera questa sera è complicata? Beh, indubbiamente sarà una bella partita, non meno di 2 mesi fa ci siamo imposti 3-0 l'Europeo. Ovviamente avranno voglia di riscattarsi? Sicuramente. E di rifare. Bella partita stiamo vedendo nel nostro monitor di servizio, Antonio? Certo, dicevamo all'inizio che il Foggia... Prima, scusami, è passata in vantaggio la Virtus Francavilla in altra casa squadra, contro la Vibonese. Altra squadra che sta giocando un buon calcio e buoni campionati da qualche anno a questa parte. Nel girone B anche la Vispesa in vantaggio contro il Ponte. Grazie, aggiornamenti in tempo reale, perfetto, bravissimo Andrea. Dimmi, Antonio. Volevo portare anche un'altra evidenza rispetto al modo di come gioca la squadra di Vibonese. Occhio, Vino. Occhio. Palla per il Foggia. Non è rigore. Dal dischetto si... ostacolano Fontana, allora, e Rocca per si me sono ostacolati i due giocatori quindi non c'è calcio di rigore perché noi avevamo avuto questa sensazione anche tu Carlo sì anch'io no pensando all'arbitro ero quasi convinto vediamo se da casa la stanno vedendo anche loro e stanno guardando la partita come noi lo facciamo chiaramente in con il nostro monitor di servizio. Buonasera, con chi parliamo? Ciao Rino. Buonasera. Senti Rino, dimmi. Ciao, sono Mimmo Caldaruro. Non so se ciao Mimmo, sì. Ciao, dimmi tutto, niente, però in maniera sintetica, grazie. Io no, due parole solo, non volevo entrare nel merito tecnico, volevo solamente farti l'in bocca al lupo per questa nuova trasmissione che tu conduci. Viva il lupo, grazie. Sono contento perché sei un esperto, ti conosco bene e se parli per conoscere e non per inventare, quindi sono contentissimo che ci accompagnerai durante tutto il campionato. Speriamo, dipende dal Foggia sempre, dipende da cosa riuscire a fare. A vedere questo primo scorcio di partita possiamo tranquillamente dire che questo forse è un anno in cui riusciremo a divertirci. Mimmo, hai concluso, ti saluto anch'io, buona partita, ci sentiamo magari grazie, più tardi. Ciao Andrea. Nel frattempo altra occasione per il Potenza, brava Lastra a respingere. Lastra che sta giocando titolare, è arrivato anche Volpe che potrebbe insidiare il posto di titolare. Sì, ma sono titolare. Rino, lo dicevamo anche nella scorsa puntata, Lastra e Volpe sono due portieri che si equivalgono, quindi Zeman potrà contare finalmente su due portieri, insomma, gli Ivanov e Santarelli di passaggio no. Diventano ormai memoria storica. L'importante è avere dei portieri che poi, insomma, il gol può uscire anche per un errore tra virgolette del portiere. Però voglio dire, se il portiere ha un suo background, sicuramente è importante. Stai vedendo anche tu una bella partita? Sì, sicuramente. Sta mantenendo alto il ritmo il Foggia, come dicevo prima, che in realtà, cioè, auguriamoci di che lo mantenga per una durata più importante della partita. C'è perché un altro... ogni tanto c'è un appannamento. Comunque, c'è un appannamento. E c'è un po', diciamo, del campo che si lascia al Potenza che riesce anche a venire dentro all'area avversaria, cioè del Foggia. Certo, sì, prego. No, Rino, volevo dire, c'è un amico da casa. Adesso c'è un calcio d'angolo per il Potenza, però voglio dire, non lo commentiamo, però attenzione, i nostri centrali devono stare attenti perché c'erano tre giocatori del Potenza a centro area smarcati. Certo. Prego, chi è da casa? Sì, buonasera, Saverio da Foggia. Buonasera Saverio. A tutti. E volevo chiedervi, secondo voi sulla carta questa squadra dove può arrivare? Semplicemente questo. Faccio rispondere a Carmine Pecorella in maniera sintetica e poi anche ad Antonio, prego. Io risponderei come ha risposto il presidente Canonico, no? Che ha detto, io ho chiesto a Zeman, non abbiamo dato obiettivi, ho chiesto a Zeman di farci divertire e poi vediamo dove arriviamo. Beh,
Potenzialmente, se il Foggia è quello che stiamo vedendo, al di là adesso del risultato poi finale, perché il calcio può prepararci a sorprese, ma comunque voglio dire, se il Foggia è questo, con un altro innesto che dovrebbe arrivare a giorni, insomma, è interessante, secondo me può arrivare in alto. Antonio? Ma credo che questa squadra è stata costruita in prospettiva, dove l'obiettivo non può essere in assoluto immediato, però in realtà è lentissima. Però a differenza degli altri anni, è una squadra più avanti con gli anni, non sono tutti ragazzini, l'età media penso che sia intorno ai 24, 20, rispetto ai 21, 22 di altre epoche zemaniane. Sì, credo che questo sia anche dovuto un po' a questa ricostruzione di una società dove i tempi hanno la loro importanza. Semmai è anche lodevole che abbiano individuato giocatori di qualità. Ma qui c'è il merito tutto di Peppino Pavone, come sempre. Perché il direttore sportivo è stato capace di ottimizzare anche in base all'età, pur di costruire una squadra che abbia una base di partenza per poi nel tempo cercare di inserire altri giocatori e chiaramente vedere anche giovani, più giovani. Io Andrea vedo un pacchetto arretrato molto compatto, molto attento, molto accorto. Ci sono state delle palle pericolose, ma alla fine se le è cavata bene. Sì, anche fisicamente il Foggia sembra messo molto meglio rispetto alla partita di Monterosi. Sì, ma sai Dino, poi se l'operazione era quella, ricostruiamo, ripartiamo, poi vediamo dove arriviamo, mi sembra che fino adesso, siamo ancora all'inizio, sia perfettamente riuscita, perché tutto sommato Dino, la esposizione mediatica che ha avuto il Foggia con Zeman in queste prime settimane, con gli allenatori precedenti degli ultimi anni, ce la saremmo sognata. Insomma. Decisamente si chiede a casa, buonasera. Buonasera, sono Ennio da Foggia. Come il nome? Sono Ennio da Foggia. Ennio, prego. Volevo semplicemente dire che il mio pronostico è una vittoria, anche perché mi sembra che il Foggia sia più registrato dietro e molto aggressivo in avanti. Grazie. Grazie a te, buon divertimento. Noi facciamo così, facciamo un break e poi torniamo subito. Pubblicità. Sai che Riabilità è il più grande centro privato di fisioterapia di Foggia? Non solo rieducazione funzionale e piani di riabilitazione neurologica, ortopedica, respiratoria, logopedica del pavimento pelvico maschile e femminile, ma anche idrochinesiterapia in acqua riscaldata per problematiche ortopediche, traumatologiche, reumatiche, pediatriche, neurologiche, vascolari. A Foggia, in corso del Mezzogiorno 258. Boutique della carne di Antonio Chiappinelli a Foggia. E carne pregiata di vitellone bianco dell'Appennino centrale ed altri capi provenienti dagli allevamenti e dai pascoli, tutti di alta qualità. Da Boutique della Carne troverete inoltre lombate frollate e la famosa chianina marchigiana, piemontese e romagnola, ed un'ampia selezione di salumi e formaggi delle migliori marche, anche di produzione artigianale. All'interno un'attrezzata braceria dove potrete gustare al momento saporite bistecche e tanto altro. Boutique della Carne di Antonio Chiappinelli, unica sede in via Mario Pagano 43 a Foggia. Boutique della Carne, se ci andate, ci tornate. Cerchi il tuo box? Lo puoi trovare a Foggia, in via Benedetto Croce, angolo via Luigi Pinto. I box sono situati al piano interrato -1, sotto il palazzo residenziale, fronte piscina comunale, e sono dotati delle più avanzate tecnologie. Pavimento industriale resinato, cancello d'ingresso automatico, serrande telecomandate con serrature, accensioni luci di percorso a rilevazione di presenza. Sono disponibili ancora varie metrature. Per informazioni e prenotazioni, telefona al 350 13 21 138. Mazzaro Antonio, service e vendita di batterie industriali. Vendita batterie industriali Magneti Marelli e Fulman. Assistenza autorizzata su batterie Exide per Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata. Riparazione di qualsiasi marchio di batterie a trazione. Trattamenti per ripristino durata delle batterie. Servizio clienti con furgone attrezzato.
Mazzaro Antonio, telefono 0881 74 85 12. Mazzaro Antonio, lo specialista delle batterie industriali. La Buca, trattoria e pizzeria con forno a legna. Da noi puoi trovare tutti i giorni a pranzo e a cena piatti tipici locali della nostra terra, dalle bruschette tipiche al pancotto, dalle fave cicoria alla cotenna ripiena, dalle pizze fritte alla braciola di cavallo, oltre a tante altre pietanze foggiane. Siamo aperti tutti i giorni a pranzo e a cena e proponiamo alla nostra clientela un menù anche da sporto a soli 10 euro con bruschette, un primo, un secondo, con contorno, un calice di vino, mezzo litro d'acqua e caffè. Vi aspettiamo, La Buca a Foggia, in via San Lazzaro 32. Ti ha accompagnato in ogni momento della tua vita. Ma è arrivato il momento di cambiarla. Però non fare così, eh? Coraggio, sì, uomo. Non sprecare tempo a cercare l'offerta migliore. La soluzione è già da Eurovector. Paolo è di nuovo felice. Sì, come Paolo. Foggia, in via Arpi, distinti salumi da Zio Giulio. Nuova apertura. Salumi e formaggi locali per gustare i vecchi sapori nostrani. Ampia varietà di panini farciti con sconti del 10% agli studenti. Inoltre, ricercatissimi legumi e canditi sfusi, estratti per liquori e spezie per dolci. Consegna gratuita anche a domicilio. Distinti salumi da Zio Giulio, nuova apertura e a Foggia in via Arpi 51-53. Siamo alla mezz'ora del primo tempo allo Zeccheria, il Foggia sta vincendo sempre per 1-0 con la rete realizzata da Ferrante, ma soprattutto giocando un calcio che davvero possiamo dire comincia ad assumere quelli che sono i connotati tattici e tecnici che vuole mister Zeman. Sicuramente Carmine. Beh, infatti, se l'obiettivo è quello di divertirci, beh, sia chi sta allo Zaccheria che chi la sta seguendo in streaming, l'obiettivo è centrato. Una bella partita divertente, il Foggia sta giocando bene, anche il Potenza d'altronde sta giocando la sua onesta partita. No, ma questo è calcio, insomma, è un bel calcio. Ma è importante, Antonio, perché anche l'avversario non è un avversario di secondo piano, è un signor avversario. Sì, sicuramente, come dicevamo all'inizio, il Potenza si presentava bene con un'organizzazione di squadra che al di là del modulo ha dei giocatori anche importanti per la categoria. E diciamocelo sempre, di fronte c'è un avversario, oggi c'è un buon avversario che è il Foggia, che sta complicando la vita al Potenza rispetto alla prestazione che ha offerto domenica scorsa, certo, contro il Bari. Certo. Altra occasione per il Potenza con Salvemini che cerca il pallonetto, ha visto l'astra leggermente fuori dai pali, ma la palla termina alta di Motto. C'è la pressione comunque della difesa del Foggia. Vogliamo ricordare i risultati degli anticipi di ieri, le partite che si sono giocate ieri del girone C della Serie C? Sì, ieri sono giocate 6 partite, Campobasso Taranto 0-1, Catania Fidelissandria 2-0, Juve Stabia Avellino 0-0, Latina Paganese 2-0, Picerno Catanzaro 0-0 e il derby Messina Palermo 1-1. Risultati? Ma guarda, secondo me dimostrano che c'è un equilibrio. E quest'anno il campionato potrebbe offrire adesso proprio rispetto al Monopoli, che oggi mi sembra che è confermato che vince in trasferta, sì, ancora da zero, contro la Turris, che è una buona squadra, che sarà prossimo avversario del, esatto, Foggia, credo, sì, domenica prossima, no, o sabato, non ricordo, sabato alle 20:30 se non vado errato. Sì, e quindi questi risultati ci permettono anche a noi come squadra di poter vedere in un prossimo futuro un'aspettativa ancora migliore rispetto a quello che è la potenzialità inespressa di una squadra che sta alla seconda giornata. Sì, certo. Ma, sai Dino, queste prime giornate, diciamo le prime 4-5 giornate,
dal punto di vista del trend, cioè di quella potenzialità. Ha toccato il Rino giallo, esatto. Se non sbaglio. Ma vai tranquillo, Andrea. Rino. Secondo giallo della partita, certo. Questa volta i danni del Potenza per Maestrelli. Ma io penso che terra in ripartenza. Guardate, vabbè, ci sta, anche questo c'era, però è una partita correttissima fino adesso. Voglio dire, ma questo è un arbitro che meno di 4, tra i 4 e i 6 cartellini a partita, con un doppio cartellino che spesso l'anno scorso almeno 11 volte su 16 partite, figurati. Insomma, ogni tanto ci scappa. È tanto evidente. Credo che intanto non abbiamo la possibilità di mettere in sovraimpressione il numero di telefono? Non c'è? Prego, prego. No, dicevo, noi ci dobbiamo abituare. Grazie, regia. Rino, scusami, ci sono due aggiornamenti, sempre al campionato nel girone B. La Carrarese ha pareggiato contro il Pescara, 1-1. Per la serie? La Vispesero ha raddoppiato contro il Pontedera. Contro il Pontedera, grazie. Dicevi, Antonio? No, dicevo che in realtà per il modo di come gioca il Foggia è facile vedere questo tipo di falli da parte dell'avversario, perché vengono fatti talmente sulla velocità, sì, certo, e che l'avversario induce proprio a commettere il fallo pur di bloccare il giocatore avversario, quindi in questo caso il Foggia quando si propone. Ok, ma poi gara veloce, gara veloce, velocissima, Repentini capo velocemente di fronte, bel primo tempo. Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, con Luigi. Salve Luigi, buonasera, mi dica. Ci dica. Sono molto mortificato per il numero di spettatori che possono entrare nel campo. Giusto Luigi, giusto. Hai ragione. Perché se il Foggia va avanti, giusto, ci sarebbero altri che 10.000 spettatori che vorrebbero andare. Lo e so. E qua faccio un appello alle nostre istituzioni. Bene. Che siamo già mortificati per giusto quella che è. Adesso ci mortificano anche sul calcio, che vorremmo andarlo a vedere, il gioco di Zema, che bello. Vabbè, ma lei ha l'alternativa di vedere Calcio Show e quindi così le raccontiamo noi minuto per minuto tutto quanto, sempre sì, senza fare... Sarebbe bello però andare nel campo. Lo so, certo. Va bene, grazie. Grazie a lei, molto cortese, molto gentile. Il nostro telespettatore Luigi ha detto una cosa importantissima che credo che adesso iniziamo, come dire, a concretizzare noi cittadini di Foggia. Nulla togliendo agli straordinari commissari prefettizi, certo, che stanno facendo un lavoro eccellente, però voglio dire la differenza tra la politica attiva e il tecnico è proprio questa, la politica attiva, voglio dire aiuta. Attenzione per il Potenza, palla gol, ci sta, però è proprio questa, voglio dire, purtroppo i tecnici hanno i loro tempi per prendere delle decisioni, diciamo, devono non farsi... è una bella situazione. Devono far sì che la macchina amministrativa sia rodata in un certo modo, quindi voglio dire è proprio questo. Questa volta ha rischiato, Andrea. Dal limite ha calciato Coccia, la palla ex Foggiano alta. Sì. Antonio, sì, si è rischiato un po', eh? Sta rischiando, a volte succede che si lascia un po' il campo l'avversario, riescono a trovare l'imbucata, anche perché è successo in aria dove ci sta proprio una situazione di tanti giocatori. Sì, però Antonio, la cosa che lascia un attimino, visto che non possiamo commentarla in diretta la partita, ci mancherebbe, no, però dico la cosa che ci lascia un attimino basiti, visto che cerchiamo la perfezione in una partita come questa, ci sta per come sta giocando il Foggia, è che le occasioni sono sempre centrali, non sono esterne. Vogliamo sono chiedere sempre centrali. Esatto. Perché? Perché, mister Antonio? Ma guarda, probabilmente... È una questione di densità, magari... Io credo che bisogna dare delle coperture anche più all'esterno. Perché solitamente sta succedendo che il cross arriva dall'esterno e si trova lì il al centrale centro, che prende palla. Ragazzi, il Foggia assume sempre più i connotati tecnici e tattici che desidera mister Zeman. Ancora un'azione sulla corsia esterna molto interessante, calcio d'angolo per il Foggia. E io vado però a casa di chi? Buonasera, con chi parliamo? Professore, buonasera, sono Antonio. Buonasera Antonio, buonasera. Prego. Sono Antonio che andava alla grande di ieri, quando vedete faceva di ieri anche di equazione fisica. Vuoi ripetere un attimo perché non ho capito bene?
Allora, sono Antonio che andava alla cantina di Pieri quando lì insegnava educazione fisica. Ah, è un tuo allievo. Ok, un mio allievo. Vabbè, prego, prego, prego. Allora, c'è forse un c'è un calcio di rigore? Forse? Chiediamo Andrea. Ci sono le proteste vibranti da parte dei giocatori del Forza. Guarda, altra ammonizione, voglio dire, qui l'arbitro adesso ammonisce Ferrante appunto per proteste. Ripeto, non possiamo commentarla, però sì, in effetti. No, comunque non c'è nulla. Non c'è nulla. Comunque non c'è nulla, diciamo. Sì, ma anche l'ammonizione con la mano che ma credo pare non ci sia. Pare non Antonio, c'è. Mettiamo no, ordine? Assolutamente si può ipotizzare che l'arbitro abbia negato un calcio di rigore. No, non questo, ma dico è un'ammonizione gratuita, poteva evitarla. Rispetto a quella reazione assolutamente certo. Non deve. Ma mi sembra che sono già Andriano, se non vado errato, 3-4 gli ammoniti. Sì, sono 3 gli ammoniti. 2 per il Foggia e 1 per il Potenza. Siamo in perfetta media, fino a fine partita arriveremo sicuramente a 6, quindi. Ma tu l'hai detto, l'avevo già detto. E allora il direttore di gara non farà in modo di accontentarti in qualche modo. Sicuramente. Basta che non va nella media del rosso, perché lì poi veramente splafoniamo. Senti, chi è il giocatore, Antonio, che ti sorprende più positivamente tra i nuovi volti più o meno? Mi piace Nicoletti come esterno sinistro che ha buona che ha tolto gamba. Il posto, sta togliendo il posto a Dieno che è un signore esterno, insomma, sì, se vogliamo, sì. No? E mi piace anche, però, vista nella prima partita, insomma, ancora in fase di rodaggio, proprio Peterman come centrale della linea 3. Qualcuno di dice che è un po' lento? Beh, guarda, noi è un metronomo, ma noi criticavamo all'epoca Picasso in Serie A e poi abbiamo visto che prestazioni ci ha fornito Picasso. È vero. Carmine? Sì, mi sta piacendo molto Ferrante, devo Ferrante, dire. È una sorpresa. Sì, è una sorpresa perché, sai, Rino, poi uno entra tra virgolette nella parte, però non vorrei che come dire, è un giocatore che è arrivato qui per essere rilanciato e se segue Zeman, se segue i dettami di Zeman, l'operazione riuscirà perfettamente. Andrea? Raddoppio del Montevarchi contro l'Entella 2-0 e il Gubbio passa in vantaggio con la Fermana 1-0. Il giocatore che più ti sta sorprendendo positivamente nel Foggia? Ferrante sta giocando bene, ma non mi sorprende perché insomma conosciamo tutti le qualità dell'attaccante rossonero. Zeman, nonostante la sua veneranda età, molto mobile davanti alla propria panchina, Antonio, sì, no? Sì. A dare disposizione, guarda, a destra e manca. Io vedo nel mister Zeman, rispetto alla sua età, una motivazione importante con questa sua venuta a Foggia. Lui è molto molto motivato. Quando dice io sono qui perché devo ricostruire, ha un senso, perché lui vuole fare delle cose importanti e mostrare che un altro calcio è possibile rispetto a quello che normalmente ci inganna. Voglio dire una cosa, mentre sto andando da Carmine Pecorella, due allenatori, due signori allenatori, rispondono ai nomi di Mourinho e Capello, hanno detto che il calcio ultimamente è cambiato negli ultimi 10 anni e che non è più sufficiente difendersi e basta, ma bisogna giocare al calcio. Ha giocato per Zeman. Dino, il Bari è passato in vantaggio, certo. 1-0 contro il Monterosi. Okay. Ma sai Dino, io dico, mi sembra che sia un fattore importante, che un allenatore come Zeman, che ha avuto successi enormi non solo con il Foggia ma anche in altre piazze, voglio dire, ha tutto l'interesse a chiudere la propria carriera con la famosa ciliegina sulla torta. Lui ha detto chiaramente: a Foggia mi aspettano e avrei accettato solo il Foggia. Perché? Perché Rino? Perché ci sono ancora uomini che sono attaccati a dei colori, a una maglia, a una città. Quindi per questo è solo da sostenere Zeman e non altro. Ma è vero che il calcio è cambiato? Vi chiedo guarda, ad Antonio, poi sì, anche ad Andrea. Se io immagino che Capello, circa quando allenò il Milan, no? Si scontrò contro Zeman. Certo. E mi sembra che non è che era... Non apprezzava molto tanto, il modo di giocare. Oggi rinnega qualcosa che Zeman ha iniziato circa 20 anni fa, no? Allora non è vero. Allora che... bisogna capire un attimino che il calcio probabilmente va nella direzione che Zeman aveva già anticipato.
30 anni fa, abbondanti. Certo, Dino, ma perché adesso si è capito che non bastano più i risultati. I risultati devono arrivare anche con il bel gioco. Prima ci si accontentava anche dell'1-0 striminzito pur di vincerla la partita. Adesso non è che dico uno la vuole stravincere, però deve costruire per vincere quella partita, e che ha tutto un altro significato. Lo dicevamo prima, no, Rino? Vedendo questo primo tempo, al di là del fatto che il Foggia vinca 1-0, ma poteva anche essere sullo 0-0, però sia lo Zaccheria, certo, meglio 1-0 sicuramente, ci mancherebbe, però voglio dire, ma sia allo Zaccheria, sia che la sta vedendo in TV, sia che la sta sentendo la partita, comunque si sta divertendo, perché Foggia e Potenza stanno giocando al calcio, un calcio pulito, un calcio fatto di azioni, con tante bellissime azioni, e stiamo parlando di squadre di Serie C. Quindi figuriamoci poi se poi alziamo l'asticella, cosa può succedere quando giochi questo tipo di allora calcio. Allora siamo d'accordo. Rino, cambia il risultato anche a Lucca, la Lucchese passa in vantaggio in casa contro il Cesena 1-0. In casa contro il Cesena, tante piazze importanti ci sono anche negli altri gironi. Spesso diciamo, ah no, ma noi abbiamo piazze importanti, squadre che hanno fatto categorie più alte, e invece no, poi senti che negli altri campionati ci sono delle piazze che non vedono magari il calcio che conta da tantissimo tempo, no Antonio? Sì, ma guarda, noi ci dobbiamo chiedere perché, come mai in una Serie C, soprattutto il girone nostro, ci sono tante grandi città, di cui per esempio Bari, Palermo, Catania, no? E questi ogni anno fanno dei grandi investimenti. Però molte di queste, allora, soffrono poi ad un certo punto. Appunto, ci dobbiamo chiedere, è sempre possibile che l'investimento inteso come grandi spese per grandi giocatori realizzi l'obiettivo di una promozione immediata? Mi sembra che ci viene smentito categoricamente, certo, ogni anno. Se fa investimenti importanti, pesanti, ha più possibilità, ma non è certo. Non è certo, ma guardiamo la Juventus, no? Certo. È l'esempio lampante. Come invece l'Inter si è proposta in maniera diversa, ha ridimensionato i danni con delle scelte coraggiose. Con delle scelte coraggiose, con Lukaku, però, no? Sì, no, ma non solo, anche Hakimi soprattutto. Ma Serino, come diceva qualcuno, non basta spendere, bisogna anche saper spendere. Quindi, ma il calcio è bello per questo, per questa sua imponderabilità, altrimenti, giustamente come diceva Antonio, negli ultimi anni gli scudetti non li vinceva solo la Juventus, ma per investimenti li avrebbe dovuti vincere tutto l'Inter. L'Inter li ha vinti quando questi investimenti si sono ridotti, ha vinto lo scudetto. Perché che cosa è successo? Se dovesse vincere quest'anno, certo, conferma che il centravanti ha trovato importanti. L'allenatore, esatto. Quindi l'alchimia, il bello del calcio è che c'è un'alchimia, nasce da una chimica, cioè tutti i fattori devono girare per il verso giusto. Continua a correre intanto il Foggia, mentre siamo ormai ad un minuto qualcosa in più alla fine del primo tempo, ovviamente se ci sarà del recupero poi lo vedremo insieme. Foggia che continua a camminare, a correre, corrono da casa con un'altra telefonata. Francesco, va bene, pronto, con chi parliamo? Buonasera, Alfredo da Foggia. A parte nell'odevole Allora mi faccia dire che sì, palla gol per il Foggia con Ferrante, calcio dal limite, la palla sfiora il palo. Ha sfiorato il palo, sembrava in porta. Prego. Vorremmo, per chi non può vedere la televisione, ascolta solo voi, un po' di radio cronaca delle azioni. Non si può fare, non ci è consentito, altrimenti. Perché ci vorrebbe un po' di brio proprio a seguirvi. Lei ha ragione perfettamente. Di un calcio d'angolo, l'entusiasmo di un passaggio, l'entusiasmo è un po' troppo piatto, mi deve scusare. Lo so, ma noi facciamo fatica, non possiamo fare la cronaca, Ecco. Non si può fare cronaca. È vietato. No, è vietato. Ci accontentiamo di quello che ci date. Anzi, le devo dire, signor Alfredo, è difficilissimo per noi che stiamo vedendo in streaming la partita trattenersi. Guardi, per noi è ancora peggio di quello che accade da casa. Fortissimo, ma per chi non può vedere altro? Certo. Un po' di emozioni, qualcosa. E tanto le diciamo che è finito in questo momento anche il primo tempo. Anche gridare gol. Allora, guardi, le diciamo intanto che è finito il primo tempo. Il Foggia va negli spogliatoi in vantaggio per 1-0 con gol di uno dei suoi migliori uomini oggi, vale a dire Ferrante, una bella incornata, un colpo di testa
che ha messo la palla in porta, 1-0. Ora vediamo che cosa accadrà nel secondo tempo. Intanto grazie per la telefonata e per i suggerimenti che noi possiamo accogliere molto parzialmente, però. Ha fatto una descrizione perfetta che prima non avevamo. Lo so, ma questo si poteva fare. Riprovi la prossima volta, vediamo cosa viene fuori. Grazie, grazie. Vado a prendere un caffè, ci vediamo più tardi. Commento al primo tempo, Antonio. Ma decisamente buono da parte del Foggia, un'ottima prestazione, perché ha saputo interpretare subito quelli che sono i dettami del mister, ripartenze veloci, quindi non abbiamo una squadra che ti fa il possesso palla, assolutamente. No, non fa tic-tac, insomma. Esatto, no. Ti verticalizza possibilmente subito rispetto ai movimenti che richiede sempre Zema per ricevere palla avanti e cercare di superare questa squadra avversaria che comunque di tutto rispetto in Potenza, che già alla vigilia dicevano che le difficoltà sarebbero state presentate da questo centrocampo. E ci sono state un po' di difficoltà, è stato bravo il Foggia a deluderle? Oppure... No, è stato bravo il Foggia che ha messo in difficoltà per la velocità. Sì, prego, poi vado da Carmine e anche da Andrea per sentire il commento dopo i primi 45 minuti di gioco. Prego, buonasera, con chi parliamo? Rino, buonasera, sono Ciro Tardivo. Ciro, ciao Ciro, ciao, dimmi tutto. Complimenti della trasmissione che state facendo, maggiormente con il signor Pecorella, perché lo conosco da ragazzino, quando io facevo servizio allo stadio. Sì, ciao Ciro. Pecorella dopo ha detto che gli offrirà un caffè. Sono contentissima della trasmissione, solo questo voglio dire. A noi fa piacere. 2-0 la vittoria. A noi fa piacere, magari se poi accompagniamo il Foggia anche ad una bella vittoria ci fa piacere ancora in più, anche perché dovessero andare bene le cose per il Foggia, insomma sarebbe un buon viatico di partenza, un punto di trasferta, 3 punti allo Zaccheria. Rino, sì. Una cosa volevo dire. Prego. E senti, quello sul monitor che c'è, dove c'è Foggia 1-0 e poi col colpo di... Ma dico, quel display non si potrebbe fare un po' più grande come i numeri del telefono? Lo so, ma noi non è che possiamo farci granché, noi possiamo accogliere anche questa... Lo diciamo ai tecnici. Lo facciamo presente. Piccolo, da lontano, ormai noi siamo fatto vecchi. Ha ragione Ciro. Bisogna prendere una TV più grande. Grazie, gentilissimo. Ringraziamo tutto lo studio. Voglio il commento di intervallo. Ma noi lo dicevamo. Poi anche da Andrea. Sai, lo dicevamo durante anche il corso della partita. Un bellissimo primo tempo che riconcilia con il calcio. Importante averlo chiuso in vantaggio. Certo, se Foggia riuscirà a tenere questi ritmi, vedremo un secondo tempo altrettanto interessante. Andrea, voglio sentire anche te. Hai fatto difficoltà a vedere, perché tra il monitor. Il Foggia da subito ha impostato i propri ritmi di gioco e Potenza è partito un po' piano. Però dopo c'è da dire anche che Potenza ha avuto qualche palla gol, sta cercando molto la giocata da quinto a quinto, cercano di riempire l'area di rigore. Quindi cambi di campo di lato. Da lì, sì, da quinto a quinto, infatti da lì poi sono arrivate le migliori occasioni per loro. Però Foggia sta giocando. Intanto vediamo un'intervista, che cos'è? Uno dei Presidente del Potenza. Sì, sì, sì. No, vabbè, comunque mi sembra. C'è ancora qualcuno da casa, è vero Francesco? Prego, buonasera, con chi parliamo? Buonasera Palmieri. Buonasera, prego. Luigi da Cesena, buonasera a voi. Luigi da Cesena, prego, sì. Grazie per averci chiamato, prego. No, io ho chiamato solo un secondo per farle sinceramente i complimenti, siccome la seguo, no, non sempre perché non vivo nemmeno in Italia, quindi la seguo in maniera alternata, era tempo che non la vedevo più in televisione e le volevo fare i complimenti perché lei è un conduttore come si deve. Grazie, no, ma ci sono tanti conduttori bravi a fondo. No, per carità. Ascolti Palmieri, a me non mi entra in tasca niente, quindi io dico quello che penso, io sono un uomo libero. Va bene. Quindi io le dico che lei è educato perché dà tempo alle persone e agli ospiti di esprimersi e parla. Però sono anche bravi loro perché riescono a condensare in maniera sintetica i loro concetti. Però dare tempo agli ospiti di esprimersi, ci sono trasmissioni, io lo dico, che non si possono guardare
io in cui, in non cui, commento, non commento quello. No, no, non commenti, ma lei non dica niente, Palmieri, lo dico io. Ci sono delle trasmissioni in cui il conduttore parla solo lui. Cioè, io non ho mai visto una cosa del genere. Io quindi le faccio i complimenti. Grazie. A lei, suoi ospiti. Speriamo che oggi vada bene, che sia un buon viatico per un futuro un po' migliore. Questo è il nostro auspicio. E quando vuole, noi la domenica pomeriggio con il Foggia, la domenica sera o il sabato e lunedì, quando gioca il Foggia, ci siamo. No, ma lo so. Io se sono ci chiama, noi siamo contenti. Lo sa quale fu la mia prima partita a Foggia che vidi da ragazzino? Le faccio dire questo, poi abbiamo la pubblicità che urge, prego. Sì, fu Foggia Fiorentina 1-1. 1-1, speriamo che oggi vada meglio, speriamo una che pioggia incredibile, segnò Antonioni e pareggiò Scala. Ricordo perfettamente quella partita. Sì. Grazie, continui a seguirci. Grazie. Abbiamo la pubblicità, vero? Allora, time out, prego, pubblicità, break. Sai che Riabilita è il più grande centro privato di fisioterapia di Foggia? Non solo rieducazione funzionale e piani di riabilitazione neurologica, ortopedica, respiratoria, logopedica del pavimento pelvico maschile e femminile, ma anche idrochinesiterapia in acqua riscaldata per problematiche ortopediche, traumatologiche, reumatiche, pediatriche, neurologiche, vascolari. A Foggia, in corso del Mezzogiorno 258. Boutique della carne di Antonio Chiappinelli a Foggia. E carne pregiata di vitellone bianco dell'Appennino centrale ed altri capi provenienti dagli allevamenti e dai pascoli, tutti di alta qualità. Da Boutique della Carne troverete inoltre lombate frollate e la famosa chianina marchigiana, piemontese e romagnola, ed un'ampia selezione di salumi e formaggi delle migliori marche, anche di produzione artigianale. All'interno un'attrezzata braceria dove potrete gustare al momento saporite bistecche e tanto altro. Boutique della Carne di Antonio Chiappinelli, unica sede in via Mario Pagano 43 a Foggia. Boutique della Carne, se ci andate, ci tornate. Cerchi il tuo box? Lo puoi trovare a Foggia, in via Benedetto Croce, angolo via Luigi Pinto. I box sono situati al piano interrato -1, sotto il palazzo residenziale, fronte piscina comunale, e sono dotati delle più avanzate tecnologie. Pavimento industriale resinato, cancello d'ingresso automatico, serrande telecomandate con serrature, accensioni luci di percorso a rilevazione di presenza. Sono disponibili ancora varie metrature. Per informazioni e prenotazioni, telefona al 350 13 21 138. Mazzaro Antonio, service e vendita di batterie industriali. Vendita batterie industriali Magneti Marelli e Fulman. Assistenza autorizzata su batterie Exide per Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata. Riparazione di qualsiasi marca di batterie a trazione. Trattamenti per ripristino durata delle batterie. Servizio clienti con furgone attrezzato. Mazzaro Antonio, telefono 0881 74 85 12. Mazzaro Antonio, lo specialista delle batterie industriali. La Buca, trattoria e pizzeria con forno a legna. Da noi puoi trovare tutti i giorni a pranzo e a cena piatti tipici locali della nostra terra, dalle bruschette tipiche al pancotto, dalle fave cicoria alla cotenna ripiena, dalle pizze fritte alla braciola di cavallo, oltre a tante altre pietanze foggiane. Siamo aperti tutti i giorni a pranzo e a cena e proponiamo alla nostra clientela un menù anche da sporto a soli 10 euro con bruschette, un primo, un secondo, con contorno, un calice di vino, mezzo litro d'acqua e caffè. Vi aspettiamo, la Buca a Foggia in via San Lazzaro 32. Ti ha accompagnato in ogni momento della tua vita. Ma è arrivato il momento di cambiarla. Però non fare così, eh? Coraggio, sì, uomo. Non sprecare tempo a cercare l'offerta migliore.
La soluzione è già da Eurovector. Paolo è di nuovo felice. Sì, come Paolo. Foggia, in via Arpi, distinti salumi da Zio Giulio. Nuova apertura. Salumi e formaggi locali per gustare i vecchi sapori nostrani. Ampia varietà di panini farciti con sconti del 10% agli studenti. Inoltre, ricercatissimi legumi e canditi sfusi, estratti per liquori e spezie per dolci. Consegna gratuita anche a domicilio. Distinti salumi da Zio Giulio, nuova apertura e a Foggia in via Arpi 51-53. Siamo nell'intervallo, lo Zaccheria, il risultato lo ricordo ancora una volta, magari per chi si ponesse in ascolto alla visione in questo momento di Telefoggia, il Foggia in vantaggio per 1-0 con un gol di Ferrante nei primi minuti di gioco, un bel Foggia, un buon Foggia che sicuramente merita il vantaggio. Sicuramente, Rino, il Foggia poteva anche raddoppiare, però anche il Potenza è stato pericoloso in due o tre circostanze, mi sembra che Salvemini che è stato sicuramente il più una spina nel fianco del Foggia, ma Rino, io sto iniziando a vedere la squadra progettata da Peppino Pavone e Zeman. E anche qui c'è stata bravura da parte del presidente Canonico, che spesso, devo dire, anche ingiustamente, c'era un po' di prevenzione. Allora, sul posso Canonico dire una cosa? Secondo me, poi dite la vostra, il presidente Canonico sta facendo esattamente ciò che aveva promesso. Certo. Ora ci sono delle altre promesse, certo, importanti che lui ha fatto, no? Che ne so, mi viene, le strutture, e sarebbe simpatico cominciare a vedere qualche segnale anche da quel punto di vista. Antonio? Sì, di questo progetto delle strutture è stato annunciato con loro ingresso nella società. Sì, e sarebbe un ottimo auspicio, perché è stato ribadito più volte, il futuro di una società di calcio poggia le basi sul settore giovanile. E il Foggia come città e come diciamo, a possibilità e potenzialità di poter attingere a dei giovani locali ne ha tante. E storicamente da Foggia sono venuti fuori tanti ragazzi interessanti e potrebbero venire tantissimi altri, certo, ancora. A proposito di strutture, Canonico ha parlato nell'intervallo e ha ribadito e ha promesso che stanno cercando di ampliare lo stadio. Ampliare lo stadio, quindi di risolvere il problema, è già lo stadio, aumentare già la capienza allo stadio. Facciamo, ricordiamo i risultati del girone C della Serie C, almeno. Sì, sono quattro le partite nell'intervallo che si stanno giocando dalle 17:30: Bari Monterosi 1-0, Foggia Potenza 1-0, Turris Monopoli 0-2 e Virtus Francavilla Vibonese 1-0. Tutte vittorie in casa o fuori casa? C'è qualcuno da casa? Giusto? Buonasera. Sì. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, sono Loredana da Foggia. Buonasera. Volevo fare i complimenti a voi, a tutto il programma e soprattutto a lei, signor Salmieri, che è veramente alzato il livello di qualità di questo programma, che io seguivo anche l'anno scorso. Mi state mettendo in difficoltà, eh? Dei precedenti, però lei veramente si trova al momento giusto, al posto giusto per quello che riguarda il programma. Grazie, molto cortese. Che mi dice? E anche agli ospiti, anche gli ospiti. E anche gli ospiti, sono altrimenti. Che cosa mi dice di questo? Di Zeman, Zeman che è tornato. Perché io conosco anche il signor Antonio Loconte. Oh, buonasera, una vecchia conoscenza. Dunque, io avevo una merceria vicino a Mare Grazia Barone Cordino, mio padre è stato amico, sì, di suo padre, ti do del tuo perché ti ricordo. No, figurati, mi fa veramente piacere. Antonio Cordino. Mi fa piacere. E questo la dice lunga quanto è importante a volte la tecnologia quando ci avvicina in questo modo. La saluto. Senta, grazie, rivolgo veramente i migliori auguri a questo Foggia Calcio. Grazie. Che possa vincere, migliori auspici di tutto. Grazie. Un campionato giusto. Grazie tante a voi. Torni a visitarci, noi siamo qui fino alla fine della partita, quando vuole. Grazie a voi, per aver telefonato. Grazie a lei. Prima sono iniziati i secondi tempi, sì, nel girone B e c'è il pareggio del Cesena in casa della Lucchese 1-1.
Rino, sì. Posso fermarti un attimino? Siamo ancora nel emozione, sì, però voglio dedicare questo momento nel vedere una curva con i tifosi, veramente sì, una cosa significativa. Straordinaria, però mi dispiace anche vedere questi vuoti a destra e a manca. Guarda, che... È vero, sarebbe questa la prospettiva più presto possibile di vedere uno stadio pieno, però già vedere la gente allo stadio è fondamentale. Carmine, il migliore in campo nel primo tempo? Bah, sai, io potrei sembrare anche impopolare. Io avevo detto Ferrante, a me è piaciuto molto, però ti dirò, invece anche la prova di Curcio. Ho visto un Curcio rinfrancato rispetto alla partita col Montenegro. Antonio, importante. Guarda, se ci fosse Zeman e dovrebbe rilasciare una valutazione sui singoli, direbbe la squadra sta giocando certo, bene. Certo. Andrea, migliore in campo? Ti dirò Maselli. Maselli, siamo a centrocampo. Sta molto bene il centrocampo, ricordiamo che è un 2001. Siamo a centrocampo, un 2001, scuola Lecce, se anche non parli. Anche Gallo si sta facendo sentire molto. Gallo è un motorino, è un motorino. È un reparto che funziona. Che funziona. Abbiamo ancora qualcuno da casa. Le squadre intanto sono tornate in campo. Allo Zaccheria, ricordo il parziale, 1-0 al termine dei primi 45. Prego, con chi parliamo? Buonasera, con chi parliamo? È saltata la telefonata? Pronto? Sì, buonasera, ci dica pure, con chi parliamo? Buonasera. Con chi parliamo? Allora, io non le voglio rinnovare i complimenti perché la conosco ormai da più di 30 anni, lei è un giornalista completo. Senta, ci conosce bene il basket, conosce il calcio, quindi voglio dire, non è da certamente, non per screditare per le porte, ma è da emittente superiore, se non nazionale. E guarda, al riguardo voglio dirle una cosa, stavo sentendo che non potevate fare cronaca della partita. Sì, non si può fare cronaca. Le azioni. No. Però nel mio girare i canali notavo che Atena Sud sta facendo una cronaca del pari quasi in diretta. Perché ha acquisito probabilmente i diritti, Ha acquisito probabilmente i diritti. Quindi qua entriamo in altri discorsi, però noi al momento non possiamo ancora fare. Io comunque fare... sono molto dottore, posso esprimere la mia opinione? Sì, la prego di essere soltanto sintetico, così diamo portato... spazio anche agli altri. Grazie. Prego. Sì, le dico solo una cosa, come mai lo Stato non ha incentivato, dato che ci sono problemi di capienza per problemi del Covid, non è incentivato le emittenti private a trasmettere almeno quando la squadra gioca in casa la partita attraverso emittenti private. Grazie, facciamo nostra questa sua considerazione, ne parliamo e poi vediamo un po' di tornare sull'argomento. Intanto la ringrazio, è cominciato il secondo tempo con il Foggia che mi sembra abbia... Sì, sì, con la stessa verve del primo. Il Foggia è ripartito, come si dice... No, avete visto Curcio che è andato sulla fascia, ha messo il cross proprio come un esterno sinistro. Appunto Curcio, un Curcio diverso da quello visto a Monterosi, un altro Curcio. Vabbè, e lui giustamente deve dare il suo contributo con le doti tecniche che ha, è impossibile certo, che giocasse così. Certo. Certo, però ci è piaciuto in questo momento, Curcio, sì, vuol dire che partito, si sta sforzando di fare le cose che richiede Zeman. Ma certamente, anche perché c'è sempre da considerare che le condizioni fisiche sì, pregiudicano probabilmente quella lucidità iniziale di poter esprimersi bene sì, ed essere sciolto anche sulla giocata, perché Curcio il primo tempo ha giocato poco pallone. Questo è anche vero, però insomma... E quindi adesso probabilmente, come dice Zeman, il secondo tempo iniziate la partita. È cominciata la partita. Sì, Rino, l'ultima partita che è cominciata di questa ripresa. E nel frattempo ci sono altri due cambi di risultati, sempre nel girone B. Limolese è passato in vantaggio a Viterbo 1-0, mentre il Cesena è passato in vantaggio con la Lucchese. Il Cesena 2-1 con la Lucchese, ricordo bene. È passato in vantaggio a Lucchese a fine primo tempo, il Cesena 1-2 subito... A inizio ripresa è passato in vantaggio. Ti piace Markic, Antonio? Beh, ha fatto una giocata adesso con una visione di gioco importante.
Quindi questo la dice lunga sul valore tecnico e dell'esperienza dello stesso giocatore. Che è un centrale. Sì, no, ma adesso finalmente, voglio dire, vediamo le progressioni, vediamo triangolazioni strette, le sovrapposizioni. Questo è il gioco di Zeman. Noi lo dicevamo già sabato scorso che con il Monterosi non è il Foggia di Zeman. Questo è un Foggia che si avvicina tantissimo a quello che sarà il Foggia di questo. C'è campionato. Una settimana in più di lavoro. Certo, buonasera, certo. Con chi parliamo? Pronto? Sì, pronto, buonasera, con chi parliamo? Sono Gioele di Foggia e vorrei più gol dal Foggia perché non lo vedo tanto sicuro. Più gol dal Foggia, così stiamo tranquilli. Bene. Siamo concordi con te, guarda, ti ringraziamo per il tuo intervento sintetico ma preciso. Cosa possiamo fare noi? Perché no, certo. No, spinti ma fare qualcosa. Esatto, Gioele ha detto una cosa secondo me che è la paliziana, nel senso che adesso devi raddoppiare per mettere al sicuro il risultato, per forza, altrimenti tieni ancora in quota di galleggiamento il Potenza e poi davvero, anche se stai dominando in questa fase iniziale del secondo tempo, poi potresti anche rischiare. Io vedo il Foggia che non cala, non molla. Prima tu hai parlato di condizione atletica, mi sembra che finora ci siamo. Beh, probabilmente rispetto al 50% di domenica scorsa la condizione è aumentata di un buon 10% in più, quindi diciamo che il Foggia lo si vede più, come dire, vivo in campo, è più padrone del campo e soprattutto le giocate escono più facili, sempre su quella caratteristica della rapidità, perché il Foggia gioca molto sulla rapidità. E mi sembra che Potenza sia sorpreso un po' da questo aspetto. Sì, da è rimasto un po' sorpreso, giocare. Ma anche la scelta di mister Gallo, sta giocando una difesa abbastanza alta. Sì. Ovviamente non può fare diversamente, ora deve salire, deve fare qualcosa. Sì, 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 ma è una cosa che aiuta in questo momento il Foggia, che è arrivato alla conclusione poco fa con Mercai. Mi sembra che giochino a 4 in questo momento il Potenza, sbaglio, ho visto una linea a 4. Sì. C'è qualcuno al telefono, sì. Prego, con chi parliamo? Buonasera. Buonasera, sono Domenico. Buonasera Domenico, prego, siamo tutti orecchi. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. Ottimo programma. Niente, spero che quest'anno il Foggia possa almeno andare nei playoff, anche se io sono contro le mie. Ma chissà, ci vogliamo fermare ai playoff, mai dire mai, mai dire mai. Beh, neanche pensare per forza che ci sarà un gran campionato. Stiamo a vedere, piedi ben saldi al suolo. C'è il Potenza che si rende pericoloso. Grazie intanto, grazie. Buonasera. Noi stiamo giocando bene sulle ripartenze, questo è importante. Ecco perché diceva bene Antonio, abbiamo bisogno di velocità. Quindi qua ti sorregge non tanto eccolo il discorso qua, tattico. Qua la sovrapposizione classica zemmaniana. Cioè, ma ti sorregge il piano fisico. Loro però stanno, Gallo mi sembra strano, loro stanno commettendo un errore tattico gravissimo. Potenza, certo, perché Gallo che cosa ha fatto? Ha cercato di accorciare la squadra per provare loro di giocare sulla ripartenza. L'errore tattico qual è, Antonio? Me lo puoi insegnare, che fa l'allenatore, è che se c'hai una difesa a 3 non fai densità a centrocampo, la ripartenza la becchi, non la fai. Prima nel frattempo è arrivato il pareggio del Pontedera, vi spesero 2, Pontedera 2. Perfetto, aggiornamenti in tempo reale quest'oggi anche per quanto concerne gli altri risultati, e cercheremo di farlo anche quando riprenderà il campionato di Serie A, che ricordiamo è fermo per l'impegno doppio della nazionale di Mancini. C'è un'altra telefonata questa sera, ricordiamo. Io scusa, mi è arrivato il gol del raddoppio del Bari. 2-0 per il Bari. Beh, il Bari è una signora squadra, è una corazzata e quindi non ci sorprende più di tanto. Vediamo se ci sorprende il nostro amico da casa o amica, chissà. Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Mario. Buonasera. Da Foggia. Prego. Senti Rino, auguri per il nuovo programma. Grazie. Calcio Show. Sono molto contento che quest'anno il Foggia gioca bene. Io le auguro che il Foggia vince 3-0, va bene? Benissimo, guardi, siamo tutti d'accordo da questo punto di vista. Guardi, appena pareggiato il Potenza. Appena pareggiato, okay. un attimo, appena pareggiato il Potenza. 1-1, gol di Ricci. Gol di Ricci, dunque dopo 7 minuti, ci vogliamo raccontare un po' questo gol intanto? Sì, conclusione dal limite dell'area, l'Astra non poteva nulla, palo gol, la palla si insacca. Ma ha trovato insomma la difesa un po' disattenta? Beh, non è tanto la difesa, è quando ha dato possibilità alla squadra avversaria di avere manovra facile a centrocampo. Non c'è stata pressione a metà campo? Diciamo che c'è stato un momento di pausa da parte del Foggia.
anche qui c'è stato uno scalamento sbagliato della marcatura. C'è stata una deviazione secondo me. Sì, probabilmente c'è il perché il portiere si è tuffato di là, la palla sul palo. Però può darsi, anche qui, allora, l'abbiamo detto, cioè, purtroppo certe volte dicevamo che fate i saccenti perché la vedete la partita, ma non è che la giocate, non è proprio così. L'abbiamo detto, questo è un gol che nasce da una serie di errori precedenti, quali? Antonio, se sbaglio, chiaramente non faccio l'allenatore. L'errore qual è? Antonio può intervenire è quando... È sempre lo stesso. Noi abbiamo due centrali, secondo me, fisici ma lenti. Il problema è che lì si scala a centro area, devi fare densità, lì scali e vai su chi deve tirare dal limite. Altrimenti, se il centrocampista non torna indietro, il giocatore tira da solo, senza pressione, e succede quello che è successo. Tutto qui. Se non gli fai pressione, il giocatore non è marcato, la palla te la piazza dove vuole. E poi può prendere il palo, andare in porta come è successo. Sentiamo Antonio, il Potenza prende coraggio intanto. Sì, diciamo che c'è stato un errore di disposizione, di scalamenti su quella situazione, perché comunque c'erano gli uomini del Foggia che potevano tranquillamente ostacolare. La classica giocata da 3-5-2, palla lunga, palla corta per il giocatore che a corrente che ha tirato in porta dal limite. Certo, però se non esce nessuno dall'area oppure nessuno lo segue dal centrocampo, rischi. Allora ragazzi, io sto dicendo, lo dico a casa, ce lo diciamo noi, che vedo un piccolo calo rispetto alla prima parte della partita. Tu l'avevi detto, aspettiamoci, la squadra sta lavorando in maniera molto pesante, i carichi di lavoro sono quelli di Zeman, perché il lavoro è quello di guardare alla primavera, quando poi si decideranno i campionati. Mi sembra che il Potenza in questo momento ancora sta cercando di mettersi in difficoltà. Ma c'è un contropiede del Foggia. Un contropiede del Foggia. Ecco perché ti deve sorreggere la fisicità, perché vedi sulla ripartenza noi possiamo fargli male. Sì, perché insomma abbiamo visto una bella ripartenza con palla gol sprecata da parte di Mercai, che sceglie la soluzione. Secondo me doveva tirare. Sceglie la soluzione sbagliata. Martino aveva portato via l'uomo, Mercai aveva o la conclusione o l'assistenza verso Curcio, che era completamente libero dall'altra parte. Allora, gol sbagliato, c'è una grande opportunità, però bisogna dire anche c'è stata una reazione subito del Foggia. No, questo sì. No, Marino, diciamo, la partita è bella. Adesso io lo dicevo prima, al di là del risultato, uno ci può stare, dobbiamo solo stare attenti, perché a questo punto secondo me dobbiamo far sfogare tra virgolette un attimino l'avversario e poi ripartire. Adesso puntare adesso sull'acceleratore non ci serve, perché ci esponiamo al loro contropiede. Ricordo, l'avevamo detto ad inizio trasmissione, magari volevamo essere anche smentiti, loro sono un tantino più avanti di noi dal punto di vista della preparazione. Nel frattempo, grande palagol per il Potenza con Salvemini, però del classico tiro a giro, la palla è uscita veramente di un soffio. Ha sfiorato il palo, sì, l'abbiamo vista. Cosa bisogna fare? Bisogna anche magari ricorrere alla panchina. Zeman, abbiamo visto, non è nel sospeso restio a cambiare. Sicuramente delle energie nuove ci vogliono in campo. E bisogna adesso valutare bene se è il caso che qualcuno della linea 3 di centro. Andrea, hai la panchina del Foggia anche? Ce l'hai? Ce la ricordi un po'? Ora no, allora recuperiamola se possibile e poi vediamo un po' cosa potrebbe attingere Zeman dalla sua panchina. Ci sarebbe da fare qualche cambio. Sì, probabilmente più dal punto di vista fisico che dal punto di vista tattico, quindi magari uscirà un esterno per un altro esterno. Cioè, voglio dire, Zeman non va a stravolgere la propria caratteristica di gioco, deve soltanto mettere in campo qualche giocatore un po' più fresco che può dare quelle energie nuove che servono. Vediamo come la pensa il nostro telespettatore da casa dopo il pareggio inatteso per certi versi, ma da altri versi che insomma si sapeva si potesse rischiare. 1-1, chi è da casa? Buonasera. Pronto, buonasera, con chi parlo? Sono Mariano da Foggia. Com'è il nome? Mariano. Damiano, prego Damiano, dica. Mariano, va bene. Io sono il cognato di Franco Croce. Ah, va bene, adesso andiamo anche... Sono il fratello di Rita. Ok. Senti, volevo dire una cosa. Prego. Noi non ci dobbiamo troppo illudere su questo fatto di Foggia stia vincendo, perché ci sono altre partite molto più importanti.
prossimamente avremo Foggia Tours, Latino Foggia, Foggia di Massabia, Fine del San Foggia. Quindi non illudiamoci troppo. Non ci dobbiamo illudere, dobbiamo pensare e sperare che la squadra continui a crescere, perché nel primo tempo abbiamo visto una buona squadra. Va bene, ok Mariano, sì, ho capito il tuo concetto, è chiarissimo ed è anche ampiamente condivisibile. Grazie, ti saluto, ciao Mariano, ciao. Ciao, mi sembra che abbia ragione tutto sommato, però sì, bisogna aspettare che cresca la squadra, non si può far nulla. Ma noi l'abbiamo, il Foggia non poteva avere il ritmo del primo tempo, un calo era anche fisiologico. Veramente l'inizio del secondo tempo. Tris del Bari, Antenucci sul rigore. Vabbè, chiaro. E si vede, insomma, questa è una squadra costruita, è una corazzata, costruita per vincere, certo, sta facendo quello che fino ad ora non è riuscita a fare, perché ha avuto qualche problema, qualche difficoltà. Prego, stavo dicendo, è chiaro che non potevamo tenere quel ritmo. Ecco, adesso deve essere bravo Zeman a mettere in campo un paio di giocatori fisicamente a posto, quindi pronti per entrare in campo, un po' di forze fresche, così davvero tanto per cambiare il trend della gara, perché se no rischiamo di schiacciarci troppo e ci mettiamo in difficoltà da soli. Con chi parlo? Da casa? Buonasera, con chi parlo? Pronto, buonasera, sono Carlo da Foggia. Salve Carlo, mi dica. Senta, io volevo lanciare una provocazione che non fa mai male nell'ambito calcistico. Prego. Io sto vedendo che la società sta prendendo nomi spiegati per far piacere la piazza, ad esempio Crater. Non che non sia un buon giocatore, però si tiene un video molto funzionale al gioco di tema. Ma intanto Krug non è ancora del Foggia, deve sostenere le visite mediche e poi si tratterà. Un po' di dettagli, Certo. Però noi sappiamo tutti che Zeman, se accetta un calciatore, è perché sa che è un giocatore che può far bene. Se non lo accetta è perché ha i suoi motivi, per cui non darei per chiusa al 100% questa trattativa, anche perché poi c'è Pavone, che anche lui insomma sa perfettamente di cosa ha bisogno Zeman e della squadra che ha costruito in questo momento. Per cui sì, lei è giusto quello che ha detto, però insomma aspettiamo i tempi, così come stiamo aspettando i tempi di definizione della partita, perché prima sembrava che il Foggia davvero dovesse far sua la gara senza problemi, adesso invece sta avendo delle difficoltà. Vuole aggiungere qualcosa, altrimenti la saluto. No, va bene così, la ringrazio. Grazie, molto gentile, continui a seguirci. Antonio? No, stiamo verificando quello che a volte la stanchezza provoca nel giocatore, un ritardo nelle chiusure. Però io dico, Zeman spesso è restio a pescare in panchina, i suoi cambi si limitano insomma all'essenziale. Lui ha detto: io cambio giocatore se è stanco, se sta giocando male o se ha dei problemi, insomma, altrimenti perché devo cambiare? Ci sono degli altri allenatori che cambiano per problemi tattici e tecnici. Guarda, certe volte sì, crede che il giocatore può ancora rendere ed essere utile alla causa, quindi alla partita, e si ravvede proprio sulla necessità del cambio. Però sono scelte, sono responsabilità, sono chiavi di lettura delle situazioni. Certo. Noi adesso, vedendo un po' la partita, ci viene da dire: beh, è il caso che si sostituisca qualche giocatore, perché effettivamente un po' è subentrata la stanchezza fisica in qualche elemento. Vedi anche tu la stanchezza fisica? Sì, prego, prima c'è il terzo ammonito per il Foggia, Rocca, che ha interrotto un'azione di ripartenza. E Salvemini poco fa di testa è andato vicino al gol, azione fotocopia quasi a quella del gol del Bari la prima giornata, però Alastra blocca. Grazie ancora da casa, telespettatori che sicuramente sono anche un tantino dispiaciuti, così come un po' tutti quanti noi, per questo pareggio del Potenza che resta pericoloso, al momento più pericoloso del Foggia. Buonasera, con chi parliamo? Pronto? E Pietro Paucci da Foggia, buonasera. Buonasera, prego, dica, ti ascoltiamo. Sì. Allora, visto i precedenti, sappiamo che Zeman per carburare ci vogliono 8-9 giornate, quindi
voi mi insegnate. Centrocampo. Resta in linea un attimo, resta in linea un attimo, perché vediamo questi due cambi. Entrano Peterman e Di Grazia, sì, ultimo arrivato in casa rossonera, un attaccante che potrebbe in velocità servire molto in questo momento. Prego, concluda la sua considerazione, prego. Ferrante. Sì, volevo dire che dobbiamo pazientare un po', tutto là. Dobbiamo pazientare. Segna che Deman ha bisogno di tempo. Siamo perfettamente d'accordo con lei, speriamo di chiudere al meglio questa gara. Grazie, continui a seguirci. Rino, doppio cambio per il Foggia, entrano Di Grazia e Peterman al posto di Ferrante e Maselli. Maselli avevi detto che era il migliore in campo, forse è stanco. Sta giocando bene, però è stanco. Però è stato, accetti questi cambi, apprezzi questi cambi? Sì, l'avevo già annunciato precedentemente che la linea 3 aveva bisogno di qualche elemento fresco. In realtà è stato inserito Peterman, che sicuramente si metterà nel ruolo di centrale, certo, e quindi cercherà di dare più freschezza, più vivacità alla manovra, perché noi abbiamo rallentato tanto e ha preso campo il Potenza. Ci sono cambi anche nel Potenza, se non vado errato. Sì, mi sembra che ci sono entrati, un paio di Mancino e Gallo. Sì, hanno fatto sostituzioni a specchio. Sì. Il problema è che arriviamo tardi sulle seconde palle, quindi un calo fisico lo abbiamo sicuramente subito. Ci volevano forze fresche, Zeman le ha inserite. Sarino, queste sono quelle partite che possono decidersi adesso sull'episodio. Non posso dire chi ha più benzina va avanti, perché altrimenti insomma farei autogol. Però ce la stiamo giocando. Fino adesso comunque è una bella partita. E se proprio dobbiamo divertirci, al di là dell'1-1, ci stiamo divertendo. Possiamo dire che comunque il telespettatore aveva ragione, bisogna aspettare ancora di sì, più. Noi diciamo qualche giornata, sono 3 partite ufficiali al momento, c'è bisogno di un po' di tempo. Io dicevo, inizieremo a vedere, non dico il vero Foggia perché poi sarebbe anche anacronistico, questo è il Foggia, però vedremo un Foggia che gioca tutti i 94-95 minuti, sicuramente attorno alla 5ª-6ª giornata. Abbiamo la possibilità di vedere all'opera questo Di Grazia, che è l'ultimo arrivato al momento con il Foggia, che è molto Curcio pericoloso. Curcio solo davanti al portiere, bravo il portiere a restare in piedi, però lì 1-1 un attaccante deve fare gol. Che ne dici, è vero, deve fare gol un attaccante, perché mi sembrava una situazione molto propizia. Questo diciamo è successo in virtù anche ecco, della... la stiamo rivedendo. Ha tentato il tocco, peccato. Si tira forse, dai. Sì. No, è stato bravo il portiere con la mano di richiamo a prenderla, ma secondo me, posso anche sbagliarmi, Curcio era in fuorigioco. Però l'azione è valida, l'azione era validissima, esatto, non c'è stato l'intervento del segnalino. Però lì è stato bravo il portiere con la mano di richiamo, l'ha presa, sì, Curcio poteva metterla dentro. Nel frattempo la rotazione tattica di Grazia è andata a giocare a destra, mentre Mercai si è spostato centralmente. Grazie Andrea. Sì, è così, però possiamo dire una cosa, il Foggia c'è. Il Foggia risponde per le rime, anche se è un tantino in apnea. Sì, diciamo che mantiene i giusti equilibri. Quindi si propone comunque, riesce a sviluppare qualche manovra offensiva importante come quella ultima di Di Grazia, e speriamo che possa continuare con questo ritmo, perché comunque ha delle capacità di poter creare occasioni importanti e realizzare una rete per la vittoria. Sì, però Rino non deve fare un errore che poi potrebbe essere. Certo, nell'ansia di segnare a tutti i costi, di voler vincerla questa partita, scoprirsi. Perché, ripeto, il Potenza, ahimè, dal punto di vista fisico è un tantino più avanti del Foggia. Quindi non bisogna scoprirsi, bisogna giocarsela la partita, sì, ma senza cercando di fare risultato, però senza esagerare, perché tutto sommato, voglio dire, non dico che il pareggio può bastarci, però se vogliamo vincerla dobbiamo saperla vincere. Nel frattempo la Turris ha accorciato le distanze, Turris 1 Monopoli 2. Turris prossima avversaria del Foggia, ancora la Zaccheria. Condividi le considerazioni di Carmine? Sì, decisamente. Rispetto a questo il Foggia deve cercare comunque di mantenere sempre
un po' l'equilibrio, anche se è vero, concede il Foggia degli spazi, certo. Non è che, voglio dire, a volte c'è una disattenzione che solitamente può succedere, è proprio perché è il modo di come gioca il Foggia che concede degli spazi, soprattutto quando la squadra avversaria prende palla e riparte, certo. È lì che dobbiamo avere freschezza di chiusura. Perché cioè bisogna anche capitalizzare, sì, le opportunità che, esatto, hai, perché prima c'è stata un'opportunità straordinaria. Foggia come, ancora, come adesso, Santino pericoloso, pericoloso con cross basso. Bella palla di Nicoletti, sì, in mezzo, non ci arriva né Mercai né Di Grazia. Peccato, perché c'era parità numerica, uno contro uno, lì è più bravo il difensore, si salva la squadra, è più bravo l'attaccante. Gol del Foggia! Gol del Foggia! Peterman! Bellissimo! E allora, lascia partire, fermiamoci qua la cronaca, ragazzi, e non ci allarghiamo, 2-1. Bel sinistro, 2-1. Sinistro da 25 metri, la palla sotto l'incrocio, Marcone resta immobile, può solo guardare la sfera. Antonio, sotto il set. È un gol questo, che è trovato un gol da fuori? No, è stato voluto, perché la squadra non ha mollato, ha continuato a giocare. Questa è la mentalità che una squadra viene trasmessa dal mister, dall'allenatore. È come se avesse segnato Zeman qua, intanto lo riguardiamo. Beh, guarda, a me mi è sembrato quasi un di Biagio della situazione. Grande gol, imprendibile, la palla si è abbassata all'improvviso, bellissimo, sembrava alta, guarda. Carmine. No, è stato bravo perché lui ha incrociato dall'altra parte, sul sinistro, e quindi è andato a mettere la palla dove il portiere non poteva arrivarci, e quindi bellissimo gol. Calciato gol fatto dal limite, la palla che si alza e si scende all'improvviso. Questo ci permette di evidenziare ancora una volta che i giocatori hanno delle qualità importanti. Hanno delle qualità, delle qualità tecniche. Voglio dire, Peterman, sì, non è che io l'ho criticato all'inizio per la prova con Monterosi, ho capito, Antonio? Chiariamo, No, non rivendico un ruolo. No, riprendendo, bravo, è stato un buon profeta. Riprendendo... Prendiamo tutto quello che dici. Certo che quando tu entri dalla panchina sicuramente è una freschezza maggiore, certo, se non giochi tutta la partita. Intanto volevo ricordare ad Andrea, perché adesso Antonio l'ha azzeccata. L'arbitro è arrivato a 5 ammoniti già, io avevo detto sì, quindi ci siamo. Allora il gioco è fermo, c'è un piccolo infortunio, noi ne approfittiamo per andare in pubblicità, time out. Sai che Riabilita è il più grande centro privato di fisioterapia di Foggia? Non solo rieducazione funzionale e piani di riabilitazione neurologica, ortopedica, respiratoria, logopedica del pavimento pelvico maschile e femminile, ma anche idrochinesiterapia in acqua riscaldata per problematiche ortopediche, traumatologiche, reumatiche, pediatriche, neurologiche, vascolari. A Foggia, in corso del Mezzogiorno 258. Boutique della carne di Antonio Chiappinelli a Foggia. E carne pregiata di vitellone bianco dell'Appennino centrale ed altri capi provenienti dagli allevamenti e dai pascoli, tutti di alta qualità. Da Boutique della carne troverete inoltre lombate frollate e la famosa chianina marchigiana, piemontese e romagnola, ed un'ampia selezione di salumi e formaggi delle migliori marche, anche di produzione artigianale. All'interno un'attrezzata braceria dove potrete gustare al momento saporite bistecche e tanto altro. Boutique della carne di Antonio Chiappinelli, unica sede in via Mario Pagano 43 a Foggia. Boutique della carne, se ci andate, ci tornate. Cerchi il tuo box? Lo puoi trovare a Foggia, in via Benedetto Croce, angolo via Luigi Pinto. I box sono situati al piano interrato -1, sotto il palazzo residenziale, fronte piscina comunale, e sono dotati delle più avanzate tecnologie. Pavimento industriale resinato, cancello d'ingresso automatico, serrande telecomandate con serrature, accensioni luci di percorso a rilevazione di presenza. Sono disponibili ancora varie metrature. Per informazioni e prenotazioni, telefona al 350 13 21 138. Mazzaro Antonio, service e vendita di batterie industriali. Vendita batterie industriali Magneti Marelli e Fulman.
Assistenza autorizzata su batterie Exide per Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata. Riparazione di qualsiasi marchio di batteria a trazione. Trattamenti per ripristino durata delle batterie. Servizio clienti con furgone attrezzato. Mazzaro Antonio, telefono 0881 74 85 12. Mazzaro Antonio, lo specialista delle batterie industriali. La Buca, trattoria e pizzeria con forno a legna. Da noi puoi trovare tutti i giorni a pranzo e a cena piatti tipici locali della nostra terra, dalle bruschette tipiche al pancotto, dalle fave cicoria alla cotenna ripiena, dalle pizze fritte alla braciola di cavallo, oltre a tante altre pietanze foggiane. Siamo aperti tutti i giorni a pranzo e a cena e proponiamo alla nostra clientela un menù anche da asporto a soli 10 euro con bruschette, un primo, un secondo, con contorno, un calice di vino, mezzo litro d'acqua e caffè. Vi aspettiamo, la Buca a Foggia in via San Lazzaro 32. Ti ha accompagnato in ogni momento della tua vita. Ma è arrivato il momento di cambiarla. Però non fare così, eh? Coraggio, sì, uomo. Non sprecare tempo a cercare l'offerta migliore. La soluzione è già da Eurovector. Paolo è di nuovo felice. Sì, come Paolo. Foggia, in via Arpi, distinti salumi da Zio Giulio. Nuova apertura. Salumi e formaggi locali per gustare i vecchi sapori nostrani. Ampia varietà di panini farciti con sconti del 10% agli studenti. Inoltre, ricercatissimi legumi e canditi sfusi, estratti per liquori e spezie per dolci. Consegna gratuita anche a domicilio. Distinti salumi da Zio Giulio, nuova apertura e a Foggia in via Arpi 51-53. Signori, è tornata Zeemanlandia, il Foggia vince 4-1, noi eravamo in pubblicità, ringraziamo i nostri sponsor, per rispetto ai nostri sponsor non abbiamo interrotto, ma c'è stato il 3-1 firmato Mercai, se non vado errato, su assist di Di Grazia appena entrato in campo, e poi è stato un gol dei suoi, di Curcio, straordinaria la marcatura del capitano rossonero. Carmine, 4-1 per allora, il Foggia. Mino, io ho usato il fazzoletto, devo dire, mi sono emozionato perché ho rivisto Zeemanlandia. Questi due gol valgono il biglietto che uno paga per andare allo stadio, valgono l'abbonamento per vederla magari in TV, valgono anche il tempo che uno, tra virgolette, può perdere per seguirci, voglio dire, Rino. Perché questa è Zeemanlandia, questi due gol sono davvero la ciliegina sulla torta. Antonio. Beh, queste sono le cose. Noi stavamo parlando, no, ma forse fisicamente, no. Ma che... C'è qualità però in questa squadra, perché questi gol sono qualità. Prego, vai. Sì, ma la qualità poi emerge da una condizione fisica importante, altrimenti possiamo avere il miglior giocatore al mondo, ma se non sta bene fisicamente, con il modo di come bisogna giocare oggi, correre, sapere essere reattivi in ogni situazione, non è facile. Questa la dice lunga. Siamo alla seconda giornata, stiamo vedendo oggi qualcosa che in realtà pensavamo che dovesse succedere. Vogliamo dire anche i cambi? Vogliamo dire che allora, forse Zeemanlandia questa volta ha vinto. Smendiamo Carmine perché diceva che Zeemanlandia non fa mai i cambi, e li ha fatti oggi. Ha dato una lettura alla partita. Il cambio più incisivo, Andrea, qual è stato? Beh, sicuramente Peterman che ha riportato il Foggia in vantaggio. E poi Carmine. Io dico anche Di Grazia, perché allora sentite, se al posto di Curcio, al posto di Di Grazia, al posto di Mercai c'erano Baiano, che devo dire, Rambaudi e Signori, signore, esatto, dai. Era la stessa cosa. Noi abbiamo visto un gol che è un gol fotocopia di quelli fatti da Baiano, di quelli fatti da Signori. Adesso non voglio essere prolisso perché poi magari la prossima sono smentito, però noi commentiamo, Rino, quello, scusami, che stiamo vedendo. Nel frattempo ci sono due aggiornamenti. Prego. Uno importante, uno prego, Lentella ha accorciato le distanze col Montevarchi 3-1. Sì.
Mentre il Potenza tre cambi, entrano Zenuni, Volpe e l'ex di turno Fabio Mazzeo. Sta provando evidentemente a cambiare le carte in tavola. È entrato anche Mazzeo, che è stato anche fischiato dallo Zaccherini. Beh, no, questo non mi piace, perché Mazzeo ha lasciato dei ricordi straordinari qua. Ha dato tanto. In tre anni, 89 presenze e 45 gol. Grazie Andrea, 45 gol, ma soprattutto... Gol del Pescara, 2-1, Pescara in vantaggio a Carrara. Arrivano gli aggiornamenti. Mi piace sottolineare questo aspetto dei cambi, perché noi ne abbiamo parlato in maniera quasi critica, dicendo che Zeman non ama fare i cambi. Lui i cambi li ha fatti, adesso arriva Ballarini, giocatore interessante, centrocampista. Esce Curcio, che lascia la fascia da capitano a Rocca. Standing ovation, penso. Certo, Curcio, qualcuno potrebbe dire come mai. Sento l'audio di fondo e sento tanti applausi per Curcio, che ricordiamo la società ha contrattualizzato, ha trattenuto a Foggia, perché un giocatore come Curcio che ha fatto un gol del genere. C'è ancora un altro cambio? No, solo Curcio. Stiamo rivedendo intanto in bassa frequenza, guarda, il gol di Curcio, un tocco raffinato di esterno destro, mister. Sì, volevo dire qualcosa sulla prestazione di Curcio. In effetti, prego. Con Marco, tuo figlio, no? Dicevo, c'è una telefonata intanto, allora prego, finisci, sì, poi andiamo dall'amico da casa. Io immaginavo che il mister Zema potesse sostituire proprio Curcio. Proprio Curcio? Sì. Anch'io ho pensato così. Mettendo dentro Peterman probabilmente poteva essere un eventuale sostituto. Meno male che non l'ha fatto. No, perché... ma Curcio con Di Grazia. Certo. Mentre le altre sostituzioni sono state, diciamo... Meno male che non l'ha fatto. Sentiamo da casa la gioia per questo Foggia. Bravo a recuperare dopo il pareggio subito e a mettere a segno ben tre gol. Prego, chi parliamo da casa? C'è un infortunio intanto. No, è un fallaccio. È un fallaccio bruttissimo, da Tergo. Buonasera, con chi parliamo? Calometia da Trani. Prego, buonasera. Ci dica. Buonasera. Allora, si comincia a vedere il gioco di Zeman, i suoi fraseggi, giusto, e malgrado fossimo ancora alla seconda partita, i ritmi sono incessanti. Lui aveva detto che i carichi di lavoro si sarebbero fatti sentire, però non si vedono proprio. Quindi merito al Foggia e agli schemi di Zeman che cominciano a farsi vedere. Grazie. Soprattutto per quanto riguarda gli innesti nel secondo tempo, sono stati azzeccati. Quindi penso che nel proseguo del campionato si vedranno ancora delle belle, perché se il ritmo sono ancora questi all'inizio, figuriamoci dopo come saranno. Grazie per l'intervento, molto prego, sintetico, grazie. Chiarissimo, grazie ancora. Quest'anno, prego. Sì, Antonio, prego. No, voglio far notare una cosa, in questo momento l'autostima dei giocatori. Ah, va alle stelle. Allora la sicurezza che aumenta il loro rispetto a questo tipo di prestazione è fondamentale per l'allenatore, perché su questo lavorerà questa settimana e a seguire, per avere quel risultato che ci attendiamo tutti. Diciamo una cosa, che Zeman giocava 30 anni fa senza avere la possibilità di fare i cambi, quindi noi ci siamo portati troppo avanti. Era un altro perché calcio. Lui i cambi, quando ha dovuto farli, li ha fatti anche bene, certo. E ha anche messo l'uomo giusto. Quarto gol del Bari, Monterosi 0. Che insieme poteva smentire, visto lo scambio di avversari tra Bari e Foggia. No, Rino, io ripeto, adesso a 64 anni me lo posso consentire. Non si dice l'età. Ah, sì, uno... non sono. No, vabbè, no, diciamo. Non dire, sto scherzando. Io lo posso dire, però voglio dire. Io ho provato una grandissima emozione, guardate. Vedere quel gol di Curcio mi è sembrato di rivedere Signori che la mette dentro con quel tridente Rambau di Baiano. Ma io guarda questa ripartenza che mi sta facendo, è un gol facendo vedere il Foggia, e questa ripartenza adesso l'ultimo tocco non è stato preciso, però allora non è la questione, è vero, ogni modulo ha le sue peculiarità, però come dicevamo prima ha anche, come si suol dire, un po' la coperta corta. La capacità di un'organizzazione come un 4-3-3, però di Zeman, perché è solo Zeman che applica determinate cose, no? Ma non dimentichiamo che lo faceva uguale 30 anni fa, quando gli altri giocavano ancora con libero, eh? Questo tipo di gioco predilige proprio la rapidità nella ripartenza. Il 3-5-2, per quanto è denso, come abbiamo detto, con la presenza di più uomini a centrocampo, definiti i quinti, guarda Martino, perché hanno una capacità di verticalizzare e riuscire nei movimenti a prendere palla e andare via. Mancano
Mancano 8 minuti alla fine della partita, vi assicuro, per chi non la sta guardando, noi la guardiamo in bassa frequenza nel monitor, che davvero è un bel vedere con ancora il Foggia che fa il bello ed il cattivo tempo. Carmine, abbiamo una telefonata, certo. Prima da casa, poi vengo da te Carmine. Buonasera, con chi parliamo? Sono Ciro da Foggia. Prego. Complimenti della trasmissione. Grazie. Insomma, ho visto molte novità. Senta, io volevo fare volevo mandare un appello per un caro amico che abbiamo perso, grande tifoso da Foggia, Pino Laga, no? un amicone proprio. Grande tifoso del Foggia, è stata una perdita veramente. Ci spiace molto. Ci spiace molto. Tutto proprio, insomma, quindi quello volevo ricordare. Allora dedichiamo idealmente questa vittoria all'amico scomparso. Quello che volevo dedicare, questa vittoria, bravo, hai fatto bene a dirmelo, bravissimo. Grazie. È un grande Zeman, io sono stimatore di Zeman da quanti anni, guarda. E niente, volevo sapere un'altra cosa per quanto riguarda gli abbonamenti. Io ho fatto un mini abbonamento all'epoca. Allora il presidente canonico ha detto che così come stanno le cose non è consigliabile fare la campagna abbonamenti, quindi per il momento non c'è, il Foggia è ancora pericoloso con calcio di punizione dalla distanza. Sì, io avevo dato un accordo di 50 euro all'epoca. Queste cose qua, no, lo so, queste cose le deve risolvere con la società, ovviamente. Mi dispiace a vedere che insomma che 2000-2500. No, cresceranno gli spettatori, va penso bene, che anche questo risultato aiuterà. Ma lei e suo figlio pure, Arrivederci, grazie. Grazie per la telefonata. Grazie. Allora Carmine, ti ho interrotto prima. No, ma stavo dicendo, Rino, è forse un solo aggettivo, emozionante. Mi sembra di essere ritornato. Come devo fare con Carmine? Sono proprio emozionato, cioè io sento le sue vibrazioni. Guarda, vedere questo calcio, vedere questi gol ti riconciliano davvero col calcio. Stiamo giocando, stiamo parlando nella terza serie nazionale, tra parentesi, quindi guardate, non è semplice. Immaginiamo domani a rimbombare di questo risultato con Zemallandia che è tornata. Noi l'abbiamo detto per prima qui, no? Però mi sembra davvero che mancasse Zeman al calcio italiano, e meno male che è a Foggia. Possiamo dirlo, Antonio? Ma io credo di sì, perché Zeman è un valore aggiunto al sistema calcistico italiano, per quello che sono le sue idee di calcio, il suo modo propositivo, anche come mentalità aziendale, perché Zeman rappresenta anche un investimento per la società. Non dimentichiamo che nelle esperienze passate ha sempre messo in condizione una società di avere dei capitali in qualità di giocatori e quindi avere degli... L'ha fatto sempre? L'ha fatto sempre in qualunque società è stato. Pertanto credo che purtroppo il sistema calcio è molto ma molto in debito nei confronti di un uomo di questo tipo. Rino, c'è il Tris dell'Imolese a Viterbo, Viterbese 0, Imolese 3. Sono risultati che servono anche a coloro che amano scommettere, noi non lo facciamo perché c'è chi ama scommettere, noi abbiamo dato le quote prima, sì, no? Ma quindi all'inizio. Le quote erano giustissime perché... Erano per il Foggia, se non vado errato. Per il Foggia, l'1,60 per il gol e quindi altro che gol, ne abbiamo visti 5, questo 4-1 del Foggia c'è tutto, però Rino, anche se sono ripetitivo... Poi può succedere di tutto nel calcio, voglio dire, la prossima partita magari non la giochi come questa, però Rino, guarda, la prossima partita, ricordo, è con la Turris, cioè, alle 20:30 sabato sera, alle 20:30 con la Turris. Allora, vedere il Foggia in questo momento per le nuove generazioni, per chi non l'ha mai visto, è un bel vedere. Per me che l'ho visto sempre è ritornare indietro con gli anni, Senti Antonio, ma questa partita, che ormai credo che il Foggia abbia vinto 4-1, 3 minuti da giocare, meno di 3 minuti più recupero, che sarà quello che sarà, può cambiare i giudizi sul Foggia? Può cambiare, cioè si può cominciare davvero a pensare, non voglio dire in grande, ma se prima ci aspettiamo un po', adesso invece possiamo dire ma questa squadra probabilmente può fare? Guarda Rino, il problema nostro, adesso parliamo di noi tifosi, no? Del contesto nostro.
deve essere un pochettino più attento e moderato nei facili giudizi. Allora partiamo. Ma sai che un... Foggia non è così, eh? Oh. Allora, secondo me, probabilmente anche lo stesso mister Zema per noi rappresenta un equilibrio su questo, perché da quando è venuto sta dicendo a chiare lettere la squadra deve crescere, siamo qui per lo dirà anche questa sera in conferenza stampa dopo oggi la partita. Abbiamo fatto una partita, altro cambio Zeman, sì. Ormai prego e quindi sotto questo punto di vista un po' tutti dobbiamo accogliere felicemente questa bella partita come è stata giocata, un risultato importante, ma noi non abbiamo adesso raggiunto un obiettivo, siamo alla seconda giornata di campionato. Cambio del Foggia. L'ultimo cambio per Zeman, che utilizza anche il terzo slot, il quarto cambio, entra Vigolo ed esce Mercai. Vigolo è un attaccante, Mercai ricordiamo è stato protagonista del partito da esterno, finito prima questo... punta e trovato anche il gol. Sì, questo non è un caso perché la freschezza avanti necessita per i movimenti che si richiedono. Certo, certo. Sicuramente è importante questo. Quindi mi stai dicendo che aspettiamo un po' e poi questo Foggia, sì, non potrà far altro che crescere ulteriormente. Ma sì, perché i giocatori hanno bisogno di tempi, dei tempi giusti rispetto ad assimilare gli schemi e l'organizzazione dettata dal mister, ma soprattutto è quello che accompagnerà poi tutta la stagione, una condizione atletica che probabilmente molti di questi giocatori non hanno mai affrontato. Ha avuto in vita loro, però sono tutti giocatori che Zeman ha detto lavorano tutti, sì, nessuno si tira indietro e fanno esattamente ciò che chiedo loro. Marino, quando arrivano... Guarda come certo, arriva. Certo, quando c'è arrivano... il gol del Grosseto a Pistoia, Pistoiese 1, Grosseto 1. E c'è un tiro dalla distanza ancora, sì, di quando arrivano questi risultati giocando così e soprattutto quando affondi le giocate e fai 4 gol, dei quali 3 eccezionali, bellissimi, l'autostima aumenta, quindi al di là della componente fisica, come giustamente diceva Antonio, anche quella tecnica, perché devono ancora assorbire tutti gli schemi di Zeman, ma la cosa più bella e più importante è che con l'autostima che aumenta anche il calciatore inizia a proporre anche la giocata tra virgolette quasi impossibile, perché prendo Curcio, ma prendo Mercato, se ti riesce quel tipo di gol, poi quella giocata la ripeti, voglio dire, ed è importante, Rino, è importante crederci. Il Foggia secondo me ha compiuto un vero capolavoro oggi. Ottima parata. Non ci sono altri termini, perché si può vincere, ma vincere così è bello, è ancora più bello. Un paio di interventi da parte di Alastra, no? Mi sì, sembra. Sì, ennesima parata di Alastra, questa volta sul tiro di Sandri dal limite. Ci sono 3 minuti di recupero, siamo quasi al 91esimo, quindi 2 minuti e mezzo alla fine della partita. E Foggia che continua ad attaccare, attenzione. Perso tempo. Sì, non ha perso, si è lasciato sfuggire l'attimo giusto, forse di grazia. Sì. Non lo sappiamo, insomma, è appena arrivato. Sì, di grazia. È di grazia. Una telefonata da casa. Buonasera, con chi parliamo? Ciao Rino, sono Giuseppe da Foggia. Ciao Giuseppe, io prego. Io volevo intervenire per quanto riguarda Francesco. Francesco che ha chiamato la settimana scorsa dicendo che Curcio non è adatto al gioco di Zeman. E infatti Curcio si vede come non è adatto, infatti ha fatto il gol oggi. Ah, allora, questa è una telefonata. E poi voglio dire un'altra cosa, sì. Panini. Prego. Volevo dire una cosa, che date tempo a Foggia, che se Foggia ha vinto 4-1, che adesso ancora non è come si dice, ancora non è finita la preparazione, figurati mo che inizia a correre. E questo è anche vero, prendiamo atto di queste tue due considerazioni. Grazie per essere Rino, intervenuto. I finali di tutte le altre partite si sta giocando solo a Foggia. Prego. Bari Monterosi 4-0, Turris Monopoli 4-0? 4-0. Turris Monopoli 1-2 e Francavilla Vibonese 1-0. E allora, questo è il risultato della giornata. Tra un po' magari possiamo fare il punto della classifica, vediamo un po', anche se sono soltanto 2 giornate, per carità, la classifica conta quel certo, che conta. Sì, lo dicevamo. Però di non è male vedere il Foggia in una posizione interessante. Ma anch'io stavo facendo così affari spenti, tra virgolette, se si può dire, delle considerazioni, le stesse che ha fatto il telespettatore prima. Se al 60-70% siamo questi, al 100% chi saremo? Sentiamo da casa, buonasera, con chi parliamo?
No, vabbè. Sono Pino, ho detto zio Pino da Foggia. No. C'è il fuorigioco. Che peccato. No, siccome il Foggia ha segnato ancora, però c'è offside, c'è un fuorigioco. Prego, puoi continuare, prego. Rino, volevo aggiungere solo una cosa a tutto quanto state dicendo. Io credo di seguirvi per tutta la stagione perché non posso più venire allo stadio. Noi siamo qua. Esatto, esatto. Gradirei per avere non diciamo dislivelli tra l'esaltare Zeman oppure puoi portarci in qualche situazione a qualcosa che non va. Zeman, l'avete detto prima, Zeman cresce col tempo e dimostra quello che sa fare. Intanto la partita, scusami, è terminata con tutti che si vanno a felicitare. Sono felice. Sono felice di questo primo successo in casa di 5-1. Grazie. Io penso che la cosa più... buon lavoro. Grazie per essere intervenuto. Io voglio aggiungere a quanto è stato detto da casa, è bella soprattutto questa partita per come è giunta la vittoria. Sì, no? Sì, Rino. Cammina. Non ti emozionare molto, no, perché c'è una certa età. Non è stata una vittoria casuale, è stata una vittoria Gallo voluta. Scuro in volto. Ma certo, perché poi alla fine, tra virgolette, il Potenza ha giocato bene per tre quarti di gara. Cioè, ci sono stati quei 10 minuti che davvero il Foggia ha fatto gli straordinari. Un 4-1 più che meritato. Vincere così vuol dire, tra virgolette, stravincere. Ma soprattutto, guardate, l'emozione dei 2500 dello Zaccheria, di tutti quelli che l'hanno seguita da casa, è rivedere quello che è stata Zemanlandia. Qui c'è una Zemanlandia 4, è una versione nuova, tutta nuova, e che penso ogni tifoso del Foggia sognava. Poi adesso il calcio è così, poi cambiano i risultati, ma non vuol dire nulla. Però vedere questa partita vuol dire rivedere qualcosa che ci ha lasciato. Io faccio fatica cuore ad interrompere, no, Davide, perché c'è la passione, no? Beh, viene fuori tutto quello di positivo che c'è in questa vittoria. Antonio, vogliamo rimettere un po'? C'è qualcuno da casa? Giovanni? Allora un attimo, Antonio, andiamo da Giovanni e poi vado da Antonio. Prego, buonasera Giovanni. Io ho già visto la partita che ha fatto in amichevole, in Coppa Italia. Sì. Io sono della provincia di Foggia, di Celle San Vito. Sì, Celle San Vito, prego. E abito in provincia di Torino. Ok. Ho visto già in Coppa Italia che un gol come nel 94... il Foggia Zaman ci farà molto divertire. Ok, benissimo. Questo è chiaro. Fiducia in Zaman, che ci sarà uno spettacolo. Perfetto, grazie. Mi piace anche il vostro modo di essere concisi a casa, così diamo la possibilità agli altri di intervenire. Però volevo sentire Antonio. Guarda, io mi aspettavo oggi piuttosto che pensare... Che bella sì, sbandierata, questa, no? Questo è un ritornare indietro, vero Carlo? Sì, sì, così Antonio. Le emozioni mi tradiscono anche me, non sì, è che sono è così, da me, Antonio. Siamo coetanei. È così. Dicevo, oggi il Foggia ha offerto una buona... Ma guarda il sorriso dei ragazzi, sì. Guarda il sorriso... Sì. Hanno fatto una grande impresa. Sì. Ma loro magari penseranno che si potranno riposare, non sa che da dopo domani mattina si ricomincia a lavorare. Ma secondo me loro avranno detto oggi ci siamo risparmiati l'allenamento. Ci siamo risparmiati. Ah sì? Non lo so, Zemer guarda avanti. Prego, chi è da casa? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Vincenzo. Buonasera Vincenzo. Vincenzo. Senta, volevo dire una cosa, io sono molto molto felice di questo bellissimo risultato. Però volevo dire alla Foggiana proprio. Prego. A tutti quelli scaramantici che non volevano a Zeman, che dice che era vecchio, aveva 74 anni, vi dovete ricredere, perché Zeman non scende in campo. È la sua teoria, il suo gioco, il suo saper fare. Allora rimangiatevi quello che avete detto contro di Zeman. E volevo fare un grande apprezzamento al presidente canonico Barese, che si è preso il Foggia con amore, e gli faccio tanti auguri, e forza Foggia. Grazie, ciao, grazie, ragazzi, grazie, ciao. Grazie. Beh, insomma, sì, possiamo essere d'accordo, tutto sommato. Antonio, scusa, non ti interrompo più. No, assolutamente. Guarda, una valutazione di questa partita, il risultato è sempre ottimo alla fine, però noi abbiamo un'attenzione particolare a quella che è la prestazione della squadra, e oggi ci ha dato delle risposte che ci fanno ben sperare contro un avversario solido. Cioè il 4-1 non deve far pensare che il Foggia abbia giocato con una squadra
di poco valore, anzi è una squadra che è stata bravissima a pareggiare sull'1-1, ha attaccato anche, ha cercato forse di prendersi la partita, ma C'è stata una lettura da parte del mister nel momento del secondo tempo, attorno al decimo minuto, che poi a 15 minuti dal secondo tempo ha iniziato a pensare di fare dei cambi, perché in quei momenti, quando dopo il gol il Foggia si vedeva stanco, l'avevamo evidenziato, si voleva appunto che ci fosse un cambio di energie nuove, è stato così e abbiamo visto poi un cambiamento della squadra, ha ripreso in mano il gioco, ha espresso lo stesso con continuità una manovra veloce come è nelle cose. Mica si può sentire cosa dice Zeman, non è possibile? Perché Zeman ovviamente ora è ai microfoni del collega che sta a bordo campo con Mister Zeman, che dirà, farà insomma delle sue considerazioni. Io voglio parlare con Andrea. Andrea, il Foggia di Zeman forse non l'ha mai visto e quindi lo ha visto nei riflessi filmati o l'ultimo filmato nel 2010. Divertente, no? Sì, assolutamente. Perché c'è chi dice sì, ma Zeman, ma poi vuole questo, vuole quest'altro, invece. No, per fare questo tipo di calcio serve anche una condizione atletica particolare, anche perché tecnicamente per riuscire le giocate i giocatori devono stare bene. Oggi sicuramente sono stati bene, speriamo che continuino così. Sì, è vero, perché poi se tu devi fare delle cose e non ce la fai in campo, Rino, Rino è tornato a Zemanlandia. Queste giocate non si inventano, non sono casuali. Sono provate e riprovate in allenamento, sono dettate dai ritmi, dalla volontà di fare, e ripeto, come autostima, questa è una squadra che oggi è al top solo dopo due giornate. Io avrei pensato che Zemanlandia tornasse alla quinta, alla settima giornata, è tornata oggi, Rino. Quelle giocate non si inventano, quei gol sono gol che ti riconciliano col calcio a tutte le latitudini, quindi Zeman è importante per noi, è il valore aggiunto per rilanciare una città, una società. Canonico ha fatto bene, ha fatto benissimo a fare questa scelta da tutti i punti di vista, quindi non c'è che da apprezzare. Oggi dobbiamo festeggiare una squadra che ci ha fatto ritornare indietro negli anni più belli di Zemanland. Io vorrei ritagliare uno spazio ancora in questa trasmissione, nella parte terminale della trasmissione, con Antonio Loconti, che è presidente dell'Ampis Puglia, lo voglio ricordare. Mi dice un po' quelle che sono le iniziative di questa settimana, a cominciare dalla conferenza stampa, credo di mercoledì, sì, se non vado errato, e poi con il meeting che partirà la prossima settimana, anzi sì, questa settimana, sabato. Sì, dicevi bene, Rino, ci sarà una presentazione del progetto alla provincia di Foggia. Se abbiamo, chiedo alla regia la foto, il poster che prima ci ha fatto pervenire qui Antonio, e allora lo possiamo anche mettere in primo piano, se ci riusciamo. Ecco, sì, qua, regia magica, bravi, un applauso, bravi, davvero grandi. Allora, è la 20ª edizione di una manifestazione il cui titolo è La Sottosopra, si svolgerà a Vieste, pugno chiuso. Però è stata rinviata, se non sbaglio, no? Perché per il discorso della pandemia è stata rinviata l'anno scorso e la rifacciamo quest'anno. Avrà un ricco programma dove all'interno di questa settimana ci saranno circa 700 persone che vengono da tutta Italia, persone che vivranno il loro tempo da protagonisti svolgendo attività ludiche, sportive, e avremo dei momenti anche importanti. Tra l'altro ci sarà una partecipazione di Vladimir Luxuria, che è la testimonial dell'evento, e anche un altro concittadino foggiano nella persona di Stefano Bucci, grande Stefano. Faremo anche un convegno sulla tematica rispetto alle questioni che ruotano a persone che a volte vengono discriminate dalla società, quindi parliamo di salute mentale, di persone con disagi mentali che non vengono valorizzati e rispettati come persone. Noi vogliamo portare delle istanze all'opinione pubblica. La persona deve essere valutata come persona e non sempre in presenza della malattia. Grazie. E faremo un convegno dove Facciamo vedere, sì, i momenti del convegno, dopo possiamo tornare in studio. Certo. Tutto questo permetterà, grazie, appunto, di poter sensibilizzare l'opinione pubblica, perché abbia una conoscenza diversa rispetto a persone che a volte soffrono di un disagio psichico.
E noi ci saremo, saremo sicuramente con le nostre telecamere in qualche modo, non ti faremo mancare quello che occorre certe volte, far capire, far sensibilizzare il contesto, credo che questa sia la cosa più importante. Io vado da Carmine perché Carmine è veramente emozionato. Sì, certo. Rino, noi naturalmente parliamo di quello che abbiamo visto, ripeto, la prossima puntata è un'altra puntata. Foggia Potenza 4-1, certo, era anche in sovraimpressione. Questo tra un po' avremo in collegamento il direttore Carmine Troisi, che ha seguito lo stadio, e sentiremo insomma lui che ha visto dal vivo che impressione ha di questo Foggia, se abbiamo visto bene anche noi o meno. Prego. No, infatti dicevo, Rino, secondo me è stata davvero una bellissima emozione, ecco, al di là di essere anche certe volte retorici o ripetitivi, però il calcio è questo, ti regala emozioni. Io sono tornato indietro con gli anni questa sera e devo ringraziare il mister, i ragazzi, il presidente, perché guarda, ci si diverte guardando il calcio, quando vedi questo calcio bastano due giocate per capire che apparteniamo a un altro pianeta. E allora abbiamo subito in collegamento Carmine Troisi, direttore di Telefoggia, che allo Zeccheria ha visto questo signor spettacolo. Te l'aspettavi, Carmine? Ciao, buonasera intanto. Te l'aspettavi? Buonasera a te, Rino, buonasera naturalmente a tutti i nostri telespettatori. Beh, me l'aspettavo un tantino, sì, mi aspettavo sicuramente dei miglioramenti, e in effetti il Foggia ha sicuramente evidenziato dei progressi rispetto alla partita di Viterbo della scorsa settimana. Un po' già, se vogliamo, insomma, che ci ha fatto vedere degli strati, ecco, di Zemanlandia, calcio spettacolo in alcuni frangenti, un paio di gol davvero di pregevolissima fattura, è un po' già che cresce, è un po' già che sicuramente, insomma, ha soddisfatto i suoi tifosi, non soltanto per i tre punti, ma per quello che è stato lo spettacolo ammirato allo Zaccheria. Peccato per soli 2500 spettatori, per quelli che sono i problemi legati all'emergenza sanitaria, ma anche a quelli che sono i problemi strutturali in questo momento dell'impianto foggiano. Carmine, hai avuto anche tu l'impressione sull'1-1 che il Foggia potesse riportare in maniera perentoria la partita dalla propria parte, oppure si temeva insomma in qualche modo in un calo costante del Foggia, visto che la squadra, a detta dello stesso Zema, non è al massimo fisicamente? No, mi sorprende, perché proprio ieri nella conferenza stampa della vigilia Zeman diceva: siamo stanchi, no? Fisicamente stiamo accusando un po' il lavoro. Beh, se il Foggia visto nell'ultimo segmento di gara è quello che Zeman definiva stanco, vuol dire che quando saranno più riposati ci sarà davvero da divertirsi. Battute a parte, sì, un Foggia che non ha accusato, se vogliamo, il colpo, anche se un tantino avevamo temuto dopo l'1-1, ed è un Foggia che è riuscito, insomma, subito a riportare la partita sul binario giusto. A mio modo di vedere hanno inciso anche i cambi, l'ingresso di Peterman per Maselli ha cambiato letteralmente la partita, perché Peterman, insomma, ha giocato una seconda parte di gara davvero maiuscola, sì, al di là dell'Eurogol, ma insomma ha preso le chiavi del centrocampo, ha guidato la squadra in maniera davvero incredibile. Per il resto possiamo dare appuntamento a domani sera su Telefoggia con il pallone in poltrona, a che ora, giusto per farti concludere? Sì, dando l'appuntamento. Saremo in diretta dalle 21:15, sarà una puntata scoppiettante, anche perché domani potrebbe essere una giornata importante. Domani? Domani sappiamo, manca solo Kragl a questa squadra. Manca solo Kragl e permettimi, Rino, io ritengo che a quel punto, al di là poi di quelle che possono essere, no, le dichiarazioni di facciata, se a questo gruppo si aggiunge Kragl e se Zeman riuscirà a tirare fuori il meglio da Kragl, difficilmente ci si potrà ancora nascondere. Foggia diventa, a mio modo di vedere, un'autorevole candidata nella corsa per la promozione. Allora Carmine, io ti ringrazio per il tuo intervento, che noi magari faremo consueto, se sei d'accordo. Assolutamente, grazie a voi. Ti auguro buon lavoro. Trasmissione. Buon lavoro. Grazie, buon lavoro a te. Buon lavoro a voi. Ciao Carmine, ciao. Ringraziamo il direttore di Telefoggia Carmine Troisi, che ha detto una cosa che vorrei discutere un po' con voi. Da chi comincio? Comincio da Carmine. Solo Kragl, magari un Kragl messo a posto da Zeman, solo un Kragl manca. Ma sì, squadra. Dai, le considerazioni, Rino, sono proprio quelle. Cioè, se questa squadra, che non è ancora al top, a detta di Zeman,
ha fatto quello che ha fatto oggi, quando arriverà al 100%, figuriamoci, ci potremo divertire ancora di più. Aggiungi poi un Kragl, tra virgolette, dopo una cura Zeman, insomma, dai, sognare non è impossibile. Direttore, è stato categorico: se Kragl arriva e si mette in ordine fisicamente, perché credo non sia al 100%, e poi nel contempo fa esattamente ciò che Zeman gli chiede, non ci si può più nascondere. Ma guarda, se è così, è un valore aggiunto alla squadra, sicuramente alza anche il livello proprio qualitativo, e quindi sotto questo punto di vista ha ragione il direttore quando dice poi c'è poco da nasconderci. Anche siamo una squadra che può lottare, può ambire, però è chiaro che in questo ci sarà ancora un lavoro importante del mister, perché deve adottare anche determinate strategie rispetto a un'organizzazione di gioco in cui collocare un Gragolo che utilizzi al meglio le sue qualità. Noi sappiamo bene come si trova in un modulo 3-5-2, bisogna vedere un contesto come questo. Beh, lui secondo me è allenato per bene, lui può giocare in più ruoli, c'è chi dice non si sa dove gioca, io diciamo invece che si può giocare in più ruoli, può giocare esterno sinistro, con Stroppa ha giocato esterno sinistro basso, può giocare dei tre di centrocampo se sta bene fisicamente, anche se non è proprio il suo ruolo, e può giocare alto anche esterno, magari a piede invertito. Ma guarda, poi lo dicevamo all'inizio, non è tanto il discorso del 3-5-2, 4-3-3, perché alla fine, voglio dire, le situazioni di gioco portano a cambiare continuamente la disposizione in campo dei giocatori. Sicuramente il mister, nel momento in cui deve utilizzare Kragl, adotterà le giuste strategie che possono prevedere un Kragl che sta sulla linea dei tre a centrocampo, visto che la squadra gioca con una difesa a 4, c'è già una copertura. Una copertura parziale, siamo proprio l'allenatore. Bisogna davvero cominciare a pensare, Andrea, che possa succedere qualcosa di importante quest'anno se le cose vanno così come sono iniziate. Sì, sicuramente con Kragl, che sicuramente, come diceva Antonio giustamente, è un valore aggiunto, soprattutto per questo campionato. Bisogna vedere come sta fisicamente, perché ha avuto problemi l'ultimo anno, anche ad Ascoli ha giocato poco ultimamente, e soprattutto bisogna trovare una collocazione tattica, perché a Benevento ha giocato alto a destra nel 4-3-3, ad Ascoli quel poco che ha giocato terzino sinistro, però a sinistra dietro con Zeman fai fatica, perché fisicamente non sta più così bene. Dipende da come, se fisicamente però, dovesse... Però è un giocatore che, come abbiamo detto, è un valore aggiunto, ed è un giocatore che dal nulla ti può risolvere la partita con un calcio da fermo, un calcio d'angolo messo al punto giusto. E non è poco, perché poi le partite con Zeman si decidono anche così. In genere con Zeman chi segna, segna anche di più. Francesco, abbiamo terminato con il tempo, avevo capito bene dai segnali. Allora io intanto devo ringraziare i miei ospiti, comincio da Antonio Loconte. Grazie Antonio, buon lavoro, noi ci saremo con Telefoggia sicuramente per quanto riguarda quello che ti aspetta, il lavoro che ti aspetta in questa settimana, e noi magari ti aspettiamo molto presto qui su questo sgabello a commentare il Foggia, anche perché poi è andata bene, quindi voglio dire, porto fortuna. No, non diciamo così, però grazie, insomma, grazie anche a Telino per avermi ospitato, e ringrazio anche il direttore Carmine Troisi. E quindi anche un augurio per il proseguo della trasmissione. Grazie a Carmine Pecorella. Grazie a te. Grazie per essere stato con noi, e sarai sempre con noi. Grazie ad Andrea. Grazie a voi. Ci rivediamo sabato prossimo, se non sbaglio. Sabato sera. Alle 20:30 c'è Foggia-Turris, che è una partita da non prendere sotto gamba. Noi abbiamo terminato. Grazie ancora e buona settimana a tutti. A sabato prossimo. Andiamo Carmine, andiamo. Sì, certo. Cioè, dove hai i 3 punti? In tasca. Sai che Riabilita è il più grande centro privato di fisioterapia di Foggia, in Corso del Mezzogiorno 258.
Distinti Salumi da Zio Giulio, nuova apertura è a Foggia in via Arpi 51-53. La Buca, trattoria e pizzeria con forno a legna. Vi aspettiamo, La Buca a Foggia in via San Lazzaro 32. Mazzaro Antonio, lo specialista delle batterie industriali. Non sprecare tempo a cercare l'offerta migliore. La soluzione è già da Eurovector. Boutique della Carne di Antonio Chiappinelli, unica sede in via Mario Pagano 43 a Foggia. Cerchi il tuo box? Lo puoi trovare a Foggia in via Benedetto Croce, angolo via Luigi Pinto. Gabriele Palazzo, tecnico, poi Toni Rigenerato e Franco Bruno, collaboratori. Tivelli in area, Tivelli, il tiro deviato dal portiere Mannini in uscita. Anche che queste immagini sono irradiate per conto anche di Canale 55 Pisa. Manovra ancora il Pisa, Rossi al volo, un buon tiro che va a cogliere la traversa e sulla respinta.